Live, carissimi, più o meno in orario, un minuto di ritardo per i soliti problemi tecnici nostri e di esistenza. Puntata eccezionale perché noi ce ne sbatti i coglioni del palinsesto che non abbiamo e facciamo un po' quel che cazzo ci pare. Puntata super bella, nostalgica, estiva, gustosa, con un super ospite, tra l'altro, di una certa caratura, su un film altrettanto incredibile e di spessore. Quindi Carcassa Talk, Reanimator, insieme al critico Francesco Lomuscio. Buonasera a tutti, grazie per avermi ospitato per questa live. Il film di cui parleremo, insomma, è un cult che tutti gli amanti dell'horror degni di questa classificazione devono avere per forza tra i loro film preferiti. E noi speriamo Bravo, anche. già applausi, applausi. Ma noi speriamo anche i non amanti dell'horror. Ma è una speranza probabilmente vana. No, ma già oggi con i nuovi spettatori che sbavano per Paranormal Activity e scrivono che Darkman di Raimi è brutto sui social, è Dio difficile già mio. convincerli su Allora, un queste cose. attimo. Allora, come disse Conte ai tempi del lockdown di cui stiamo parlando del fuori onda, vogliamo i nomi e cognomi, perché voglio sapere, passi Paranormal Activity, che è un mio personale guilty pleasure, ma Darkman, come si fa a dire che sia brutto? Io voglio la faccia di Darkman. Guarda, non c'ho nomi e cognomi, cioè navigando sui social, sulle varie pagine horror, qualcuno aveva postato Darkman e sotto c'erano i commenti di più di un utente che diceva: ah, l'ho spento dopo 10 minuti. Che sei una merda. Un altro che ha detto: ma che è un film brutto? Cioè, io veramente stavo lì e dicevo: ma questi sono pazzi. Poi c'è stava, capito, qualcuno ha messo Annabelle 3. Bellissimo, sotto c'era scritto, cioè Annabelle 3, che già il primo è da Bruciel Master originale, il 3 questi, che è il peggio del peggio di tutta la saga Conjuring e derivati. No, ma quelli sono Annabelle. Ma tutta la saga, escluso il primo, per me andrebbe cancellata dalla. Però vabbè, esistono, portano la gente al cinema, lasciamo stare. Ma perché ci va la gente a vedere queste cose? Basta, dopo che hai visto l'Evocazione, che era l'unico decente, basta dopo. Non ho mai capito il successo planetario. Non lo so se sia marketing, se tocca certe corde, non lo so. Hanno un successo astronomico questi prodotti del Conjuringverse. Ma non. Boh, no, non so, non voglio essere più cattivo di quel che potrei essere. Già tu hai esemplificato benissimo il fenomeno. È incredibile come si possa parlare male di Raimi su Darkman, che senza Darkman non sarebbe esistito Spider-Man, giusto per citare un comics che non è No, ma ancora un Marvel movie. addirittura la Casa 2 pure hanno scritto che è un filmaccio, eh? Cioè, No, sempre tutti sempre. Hai capito? allora, Cominciano a dire la Casa 2, ma è un film, ma è un film horror, così. andrebbe fatta una petizione per togliere il diritto di parola a determinate No, categorie. vabbè, diciamo che c'è anche da dire che io ho avuto modo di discutere un po' con ragazzi, quindi, che si approcciano adesso al cinema, e per questi ragazzi un film del 2010 già è una cosa antica e vecchia. Quindi, Penso, sì, infatti. no, Non sono tutti, molti ragazzi, per molto pubblico carità, giovane per che carità. conosciamo. È Per molto carità, sul no, pezzo. non tutti, però diciamo, non dico la maggior parte, però la massa sì, dai, la massa c'ha un po' questa visione del cinema che deve essere da Marvel Movie, cioè se non c'ha quell'aspetto estetico, Ecco, se non hai quel livello. ad esempio, Doctor Strange, nonostante sia di Raimi, a me ha fatto schifo. Per Ah, io dire. l'ho preferito rispetto al precedente, al primo, però comunque sì, si vede il tocco di Raimi, ma si vede pure parecchio il tocco della Marvel, però. È lo stagista di Raimi. Anche se Simone è piaciuto, ma io non ne nego, ha dei bei momenti, dei bei grandissimi momenti, perché sempre lui, sempre, la sua mano è quella, Comunque in un contesto. a me è piaciuto perché è un Marvel movie. Esatto, Cioè, secondo me, nell'economia del. come esatto, come film in generale forse non mi sarebbe piaciuto così, però nell'universo Marvel, secondo me, è riuscito bene. Però Sì, vabbè, abbiamo secondo me. perso 10 minuti apposta a parlare di cose brutte, perché dovevamo occupare il tempo, ora parliamo di cose belle, ovvero il capolavoro, perché di tale si può parlare, sdoganato ormai dopo 1000 anni, di
Scusa Coniglio, io prima di iniziare a parlare del mito, devo spogliarmi. Scusate un Va bene, attimo. in che senso? Ma, no, non in camera, spero, perché a te colpo di scena, colpo di scena. Twitch Potevo ci portarmi bannerà. dal classico dell'horror alla commedia sexy. Esatto, Però mi siamo. ha aggiornata secondo i canoni del political correct odierno, Esatto, quindi per senza far forza di vedere cose niente. ci mettiamo l'uomo. Ah, ma c'è un colpo. Ah, vabbè, c'è un giusto colpo di scena. Perché Ah, ecco. c'è la limited Si edition vede? a opera di Carcassa. C'è la Sì. limited edition di Carcassa con l'omaggio a questo film. Quindi, insomma. Sì, la Era leggenda doveroso. vuole che abbiamo creato delle limited edition rispecchiando il gusto di ogni recensore. Simone ovviamente ha scelto Reanimator. Sì, perché diciamo che Reanimator è il mio film, il film è quello della vita. Se dovessi portare un solo film nell'isola deserta, porterei Reanimator. Pensa, io ho scelto Begotten, pensa te quanto devo stare male per aver scelto quel film rispetto a Oh, tanti beh, classici. devo dire che vedere Begotten per tutta la vita, ogni giorno, È una vita cazzo. breve, breve, breve ma intensa. No, beh, allora, intanto parola all'ospite che ci può parlare, anche perché proprio oggi io e Simone ci chiediamo alcune cose su questo film, quindi parola all'ospite sul film di questa sera, che è The Animator, è un ospite di eccezione come Francesco Lomuscio, che è un grande, da sempre, divoratore del cinema in genere, ma nella fattispecie del cinema horror e soprattutto dei cult che hanno fatto la storia, una piccola introduzione ci farebbe piacere da parte tua. Beh, Reanimator è un film che tra l'altro io ho scoperto tardi, se vogliamo, rispetto alla sua uscita, perché il film è dell'85, da noi credo che sia uscito nell'86 però, e io l'ho visto invece in videocassetta, credo nel 91. Non lo conoscevo per niente prima, credo che in TV non fosse mai passato un trailer o qualcosa del genere quando è uscito al cinema, perché tutti gli altri film, ricordo i trailer, Morte a 33 giri, La casa di Helen, La casa 2 nel corso della seconda metà degli anni 80, addirittura Creepshow 2, vidi forse una volta il trailer. Reanimator non me lo ricordavo per niente proprio, e la prima volta che ne avevo letto fu su Splatter, la rivista a fumetti, e leggevo sempre questo Reanimator, dico ma che sarà mai questo film? Poi un amico a scuola me ne parlò in seconda media e mi disse Reanimator, e lui citava la scena del Cunilingus, che diceva c'è questa scena della testa, e là io dicevo ma che è un film porno, cioè, poi avevo 12 anni all'epoca. Un giorno con mio padre e un amico andiamo in una videoteca dove sapevamo c'erano molti horror e ricordo dovevamo scegliere tre film da noleggiare, abbiamo preso Zombie 3 di Lucio Fulci, che volevo vedere. Racconti dalla cripta, che era uscito in DVD, appunto, era il film pilota della serie TV poi, e Reanimator. Quando ho visto Reanimator, dico, voglio prendere pure questo. E quindi l'ho scoperto, sarà stato tipo il febbraio del 90, una cosa del genere. No, del 91, non del 90. Il film, diciamo, era 5-6 anni prima e non ne sapevo niente. Ricordo che quando lo vidi rimasi un po' abbastanza, diciamo, scioccato. Era uno dei film che all'epoca, quando avevo quell'età, nonostante avessi visto una marea di horror, comunque mi facevano impressione, perché era uno dei più violenti splatter, insieme a Demoni di Lamberto Bava. Ricordo che erano i due film che consideravo i più violenti in assoluto. C'era la scena quella famosissima del primo resuscitato con cui Bruce Abbott e Jeffrey Combs si scontrano all'obitorio, che poi lui gli infila il secaossa da dietro al torace, no? Lo E apre da davanti. gli stacca il cuore praticamente. Sì, era impressionante, ma pure la sequenza in cui stanno facendo la lezione, no? Che col secaossa aprono il cranio per far vedere il cervello. Erano tutte scene che ero ragazzino, le guardavo e mi facevano impressione. Mi ricordo che quando, infatti, era vietato ai minori di 18 anni Reanimator. Tra l'altro, ho la videocassetta originale Mamma dell'epoca. mia, che Della cimelio. Domo Video. Quello è Sì. un E pezzo rarissimo, ce l'ho anche il anch'io. 2, che La cimelio. videocassetta del 2. Oltre Ma ovviamente a tutto il resto che vi faccio vedere, quindi vediamo un po'. DVD, dove sta? A doppio disco del primo, mamma mia. poi DVD del secondo.
Credo introvabili, non vorrei dire. Non so se l'hanno vista, mi sa che forse è introvabile. No. Tra l'altro, autografato da Yuzna, dal regista Brian Yuzna, come anche Beyond the Animator. Non so se si vede, c'è l'autografo di Yuzna sopra. Figo, che spettacolo! Figo. E più le edizioni Blu-ray di Midnight Factory dei cofanetti, che sono molto belle. Si sono fermati al 2, mi sembra, giusto? No, no, ecco qua, questo è il terzo, eccolo qua. Ah, anche il terzo è uscito, mi mancava. Sì, sì. Usciti tutti quanti a doppio disco, doppio o triplo, vediamo un po'. Limited Edition, no, sono due dischi. Ogni, forse il primo era un disco solo? No, sono tutti e tre a due dischi. No, no, sono tutti a due dischi, perché allora, poi le edizioni Midnight sono spettacolari, hanno un sacco di extra. Veramente allora, belle, neanche li ho visti tutti gli extra di tutte le edizioni, ce li ho tutti i cofanetti Midnight, di tanti non sono riuscito a vedere tutte. Uno dei più interessanti era il cofanetto di Phantasm di Coscarelli, perché se ti guardi bellissimo, gli extra prendi tutta la genesi della, uno pensa, sai, fai il regista, è facile, e invece sentire lui che raccontava come era difficile trovare i finanziamenti per ogni film, nonostante fosse già una saga di successo, ma sentirlo che al quarto ancora ha dovuto faticare per trovare un finanziamento, cose molto affascinanti quando senti questi registi appunto diventati de culto, che in realtà però non godono degli appoggi che hanno magari appunto i registi della Marvel o James Wan, per esempio. Mamma mia, sì. Però ecco, tornando a Reanimator, dicevo, un film che secondo me appunto all'epoca spaventava molto, ma per la violenza più che altro, perché poi alla fine è quasi una commedia horror, se vogliamo, è molto umoristico, ha delle situazioni talmente grottesche che fanno più ridere che mettere paura. Però c'era tutta quell'effettistica eccezionale dell'epoca, dei grandi effettisti della prostetica che non usavano digitale, per fortuna, e che hanno fatto scuola, e mi ricordo queste scene che all'epoca erano veramente una cosa assurda. Più deludente fu il secondo, che uscì appunto qualche mese dopo che ho visto il primo, poi in realtà il secondo, e fu un po' una delusione all'epoca. Rivisto adesso l'ho un po' rivalutato, però certo il primo è inarrivabile. Sì, allora io volevo dire una cosa, innanzitutto me la volevo tirare un po' con Francesco, perché quello che ha fatto vedere, tranne l'autografo, perché io non ce l'ho, ce l'ho anch'io, ho anche la videocassetta della Domo Video, che è veramente un pezzo ultra raro, e io, siccome sono proprio un fan, ma proprio malato di Reanimator, quando uscì Beyond Reanimator rimase per parecchio tempo inedito in Italia, quindi io per averlo comprai la prima edizione di DVD filippino, ho il DVD filippino di Beyond Reanimator, pur di averlo sì. Poi mi sa che presi un'edizione, un doppio DVD tedesco, di un'edizione tedesca, e poi quando uscì in Italia presi anche la versione italiana. Ma tu, Francesco, hai anche la versione di Reanimator, che penso una delle edizioni in DVD più brutte della storia, ora non mi ricordo qual è la casa di distribuzione, che è nel retro del DVD, nella sinossi del film, ha sbagliato il nome del protagonista, anziché Herbert West l'ha chiamato Robert West. Probabilmente, vabbè, credo che l'edizione che dici tu sia quella che c'aveva la stessa copertina della videocassetta come immagine. Mi sa di sì. Che era o quinto piano, ma non credo. Io credo che fosse un'edizione Storm Movie a disco singolo, cioè quella che vi ho fatto vedere io era quella cartonata a doppio disco. Però mi sa che quella che dici tu era quella a disco singolo, a meno che, non so se questo, perché io ho visto il cartone, ma dentro com'è? E infatti comprai il DVD, perché le edizioni in DVD praticamente le ho prese tutte, e quando ho letto dietro Robert West, praticamente lo volevo bruciare. Comunque è assurda la storia della Quinto Piano, perché si sono prodigati per portare in DVD tutti i cult, i veri Non Aprite Quella Porta, Reanimator e altri, ma con delle edizioni sbagliatissime sotto ogni punto di vista. È una storia troppo bizzarra, effettivamente. Sì, in effetti, sì. Credo che però il Non Aprite Quella Porta loro, che se non ricordo male era tagliatissimo. Era tagliatissimo, quindi... e c'era pure l'errore della grana, che a un certo punto il film si interrompeva e poi ricominciava, e tu pensavi che era rovinato il tuo DVD, invece era proprio il master che era così. E credo che però, quello penso che l'abbiano preso da qualche master di qualche TV privata dell'epoca, perché se non ricordo male era l'unico che alla fine aveva la didascalia in cui diceva che loro erano stati tutti arrestati, che era la didascalia aggiunta nell'edizione italiana,
E invece, infatti, mi sembra che sul Blu-ray o DVD della Midnight, come extra, ci sia proprio finale alternativo italiano, c'è questo didascalia. Ma infatti, io di questa faccenda lo sapevo già ai tempi in cui vidi una video con la Porta 2, che il primo era rarissimo, perché da noi il primo uscì in videocassetta tantissimi anni dopo, quando già esisteva il 2. Mio padre però l'aveva visto al cinema negli anni 70 e me lo raccontava sempre. E mi diceva che finiva il film, che c'era scritto appunto che erano stati tutti arrestati, che lei era diventata pazza. Quando Sì, abbiamo visto anche mio il 2 padre. insieme, poi fecero il 2 in televisione, lo fecero su Odeon in prima TV, io l'ho visto lì con mio padre. E il film cominciava che diceva la polizia è andata sul posto e non ha trovato nessuno. E allora mio padre diceva: ma com'è possibile? Il film precedente finiva che li avevano arrestati, perché in realtà invece la didascalia venne aggiunta in Italia. Però sul film originale di Uber invece il finale era senza didascalia. Infatti la videocassetta poi italiana era senza didascalia, come anche le varie edizioni DVD. Sì, infatti mio padre lo stronzo, quando eravamo ragazzini che ci raccontava le sue visioni horror, cioè quando lo vedevo alla porta, disse, ricordate che è tratto da una storia vera? E Sì. quindi erano ragazzini terrorizzati al massimo da quelle che poi erano trovate di marketing e mio padre ci marcia. Si è bloccato? Sì, penso di sì. Si è Abbiamo frizzato. perso. Si è frizzato. Va Parlavo del bene, padre. sì, è È il tornato. padre. È Non si parla tornato. mai dei propri padri, Mai, mai. mai. Quindi finisci la frase, scusa, ti hai frizzato. Che mi hai fatto venire in mente che effettivamente aveva questa didascalia finale, che poi non ho più ritrovato in ogni versione da me visionata, neanche quella che trovi in streaming, nei Sì, vari quella canali. era la versione che poi tra l'altro è passata per un periodo, credo forse negli anni 70, in TV sulle TV private. Mi ricordo addirittura in bianco e nero venne trasmesso. Io mi ricordo c'era un collezionista che mi diede una copia in bianco e nero del film. E infatti c'avevo una zia che mi diceva: io l'ho visto, ma il film è in bianco e nero, non è a colori. Io dico: ma come è a colori? Io la porta. E invece perché l'aveva visto in televisione trasmesso in bianco e nero. Evidentemente mi sa nell'epoca in cui c'erano solo i televisori in bianco e nero in Italia, può darsi anche quello. Esatto, sì, ma Può bestiale darsi, questo. sì. Vabbè, io ho iniziato a vedere film in TV su una TV in bianco e Vabbè, nero. ma Ma io sono vecchio, io quando sono sei nato tu, vecchio. Simone c'era il cinema dei fratelli Lumière, più o meno, cioè, contemporaneo. Una TV in bianco e nero senza telecomando, di quella che ti dovevi alzare per cambiare canali. Sì, io ce n'avevo una Comunque. piccoletta nera che dietro c'aveva tipo due levette che ci alzavi in mezzo al volume e credo forse le sintonie ci facevi, una cosa del genere, senza Comunque, telecomando e niente. anch'io ho memoria della mia infanzia in casa di mia nonna di una TV in bianco e nero, pochissimo, perché poi mi ricordo che partì il colore e tutto il resto, però anch'io ho questo vago ricordo di aver visto programmi in bianco e nero. Va bene, viva la vecchiaia, dopo questo excursus della nostalgia. Abbiamo detto che è una puntata nostalgica, ma nel senso buono però. Siamo partiti con i giovani che considerano vecchio un film del 2010 e noi stiamo a parlare di roba Esatto, del 75. in bianco e nero. Ho presunti tale. Comunque, Vabbè, tornando al film, volevo effetti speciali, Paranormal Activity. Tornando al film, volevo fare un piccolo excursus perché io e Francesco Lomuscio, circa 1 milione di anni fa, abbiamo fatto a quattro mani uno speciale su Charles Band, tutto dedicato al suo mondo, a quello che ha fatto, e c'era proprio un capitolo, un articolo più che un capitolo, dedicato a questo film. Per cui già Reanimator ci ha unito in passato. Come diceva Francesco, la forza, secondo me, prorompente di questo film è che alla fine è un prodotto alchemico, cioè Gordon è riuscito a mettere in questo calderone un po' tutto, perché c'è l'horror, c'è lo splatter, c'è la suspense, c'è l'erotismo, c'è il romanticismo, c'è la comicità, c'è un po' di tutto, ci sono degli attori in stato di grazia, i personaggi, tutti i personaggi di questo film sono dei personaggi enormi.
c'è Herbert West, Dan, il dottor Hill, sono tutti dei personaggi veramente fantastici. E anche la fidanzata è entrata nella storia fondamentalmente. Sì, sì, anche la fidanzata ha un ruolo, e tutti hanno un ruolo molto importante. Non ci sono, anche se devo dire che Jeffrey Combs ha fatto davvero, era invasato in quel film, iconico. Quindi ha dato un'interpretazione pazzesca, però devo dire che non c'è una figura predominante nella storia, cioè tutti hanno il proprio ruolo. Orta, abbiamo perso Simone. Sì, è a turno. No, è un podcast democratico, a turno cadiamo, a turno inciampiamo. Tutti lo... Aspetta Simone. Simone, prendi fiato. Il bello della diretta, signori, che bella la diretta, è sempre una cosa che abbiamo amato quando tutto va a scatafascio. The Blade Twitch Project, però. Esatto. Ma poi con questa faccia, con questa boccuccia, questo occhietto socchiuso, è molto romantico. Simone? Sì, sì, sono tornato, c'è stato un piccolo calo, forse quando è mancata la luce del partito. Dovresti divertire da quando stavi dicendo che nessuno predomina sull'altro. Sì, 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 sì. Tutti i personaggi hanno un ruolo funzionale all'interno della storia, quindi è veramente un'alchimia Reanimator, tutto funziona alla perfezione, la sceneggiatura, gli attori, la regia di Gordon, gli effetti speciali, la colonna sonora, che è del fratello di Charles Band, Richard Band. Quindi è veramente, secondo me, una cosa irripetibile. È uno di quei film che riescono bene. Infatti, non l'hanno ripetuto, per quanto la carriera dei due sia stata costellata da successi. Vabbè, diciamo che era. Di Reanimator. Ma anche su questo dobbiamo dire una cosa, perché Reanimator è il primo, credo che sia l'esordio cinematografico di Yuzna, della coppia Yuzna-Gordon. Yuzna aveva questa cosa in testa di farla, Gordon lo doveva dirigere, e il merito di Charles Band è stato quello di rendere possibile questa cosa, e soprattutto di distribuirlo, perché poi alla fine lo ha distribuito lui, e devo dire che ci ha fatto anche un po' di soldini, secondo me. Sì, anche se in realtà Yuzna non era facile con un prodotto del genere, comunque. Yuzna in realtà dice sempre, ma in realtà Band c'entra poco e niente col film. No, ma sì, no, ma infatti Band non risulta neanche nei titoli di testa o del film. Appare solo l'Empire come casa di produzione, ma la figura di Band, cioè Band alla fine, nella leggenda metropolitana del film, pare che abbia concesso solo gli uffici a Yuzna e a Gordon per poter organizzare, scrivere la sceneggiatura e poter fare il film. Ma in effetti il merito di Charles Band è stato quello di rendere possibile la realizzazione del film, ma poi lui in effetti nel film non ci ha messo le mani. Fossero tutti così i produttori oggigiorno, fossero tutti che qua ci sono i soldi, fate voi e datemi il prodotto. Magari, in certi ambienti non sarebbe male. Devo dire che il film è anche prodotto da Yuzna, quindi penso che anche Yuzna ci ha messo i soldini. Sì, era l'occasione della vita, se non ricordo male. Band l'ha sicuramente distribuito, però credo che la produzione sia di Yuzna. Beh, è comunque Reanimator, seguendo il vostro discorso, soprattutto la sua forza eversiva, la sua commissione di generi, continua il solco di Evil Dead 1 e 2. Sì, beh, certo. Io penso il biennio, biennio, quasi triennio, dall'84 all'86, penso sia quello che ha dato veramente il massimo per quanto riguarda l'horror, il confine proprio dall'horror, diciamo, di prima e quello di dopo, quindi ha dato proprio il massimo per quanto riguarda il nuovo horror moderno, no? Perché parliamo comunque di un'epoca che è cominciata con Nightmare di Craven, che è stata una super innovazione, e in quei due anni appunto abbiamo avuto La Casa 2, Reanimator,
poi c'era stato anche, ma anche i venerdì 13, 4 e 5, per esempio, anche se sono seguiti, secondo me comunque erano due film abbastanza buoni per il filone dell'horror. E poi c'è stato il Ritorno dei Morti Viventi, anche sempre comunque per quanto riguarda gli zombie, erano simili tra loro, sembravano quasi Reanimator, Ritorno dei Morti Viventi, anche Venerdì 13, sembravano tutti film ambientati tutti nella stessa dimensione. È un po', oggi parlano tanto di multiversi, di universi condivisi, ma se noi prendiamo quei film, sembrava quasi che gli stessi personaggi che morivano per Jason frequentavano gli stessi ambienti di quelli che morivano. Poi tra l'altro, appunto, su Ritorno dei Morti Viventi c'erano almeno un paio di attori che hanno fatto Venerdì 13, parte 5 e 6, perché c'era Tom Matthews, il protagonista, era poi il protagonista del 6 di Venerdì 13. Poi c'era l'attore di colore di Ritorno ai Morti Viventi, il punk nero, che moriva su Venerdì 13, parte 5, anche, non mi ricordo il nome adesso. Quindi sembravano un po' tutti universi condivisi, anche per la tipologia di fotografia, per la tipologia di colonne sonore. Erano molto, già Reanimator un po' meno, perché non aveva quell'ambientazione giovanile un po' goliardica, aveva un'ambientazione appunto universitaria, però di dottori, una cosa già un po' più scientifica, se vogliamo era quasi più vicino all'universo di Cronenberg, anche se poi non era Cronenberg, era tutt'altro genere. E poi comunque non ci dimentichiamo la grandezza di questi film, Reanimator in primis, stava nel fatto che parliamo di un film di taglio tipicamente teatrale, anche perché Gordon veniva dal teatro, era il suo esordio come regista cinematografico, e tutto il film si svolge in un interno, basato tutto quanto sulle prove degli attori, quindi era molto teatrale, però era una teatralità molto cinematografica, perché la grandezza di quei registi, tanti di quei, soprattutto il cinema di Band, che era fatto a basso costo, se noi andiamo a vedere, è quasi tutto un cinema fatto senza esterni e di soli interni, ma è un cinema che paragonavi tranquillamente alle produzioni di serie A che uscivano in sala, e non c'era una differenza tra quello che produceva lui all'epoca con l'Empire e quello che produceva magari, che ne so, uno Spielberg o altra gente così. Se tu guardi Un poliziotto del futuro e guardi Ritorno al futuro, sì, è ovvio che la differenza si vede perché c'è più dispendio di effetti, però il respiro non è che è tanto differente, l'ambientazione, con tutto che Il poliziotto del futuro è girato dentro un teatro di posa, sicuramente, mentre Ritorno al futuro magari hanno potuto soffrire di molto di più. E la credibilità, proprio non ti dava l'impressione di un mero prodotto di serie B, o come poteva essere un prodotto succedaneo, ovvero quelli della Troma, erano proprio dei film che potevano andare tranquillamente al cinema e potevano anche ricevere dei feedback positivi sia dalla critica del pubblico, cosa che poi accadde oggettivamente, fecero c'era una capacità di sfornare tante idee. Tu vedevi questi film, erano film di un'ora e venti, ora e mezza, in cui succedevano tantissime cose. C'è un film dove ci sono 20 morti, per esempio, ma ci vuole dell'inventiva pure per fare 20 omicidi tutti diversi tra loro. Oggi vediamo questi film, come dicevo prima, i Conjuring, queste cose qui, un'ora e 55 di film, 40 minuti è un depliante alla Tecnocasa, perché praticamente vedi questi che si comprano casa, sono 800 inquadrature della camera da letto, del cesso, di dove dormono loro, tutte queste. Poi dopo un'ora uno scivola e casca per le scale, se ne accorgono dopo mezz'ora, poi chiamano il prete e fa l'esorcismo, cioè un'ora e 55 di film per fare un corto di 10 minuti praticamente, mentre questi dell'epoca erano film di un'ora e 20 che ti raccontavano due ore e mezza di film in un'ora e 20. Ma poi tra l'altro, Francesco, in questi film c'erano idee, c'erano film fatti con la testa, c'erano film originali, non erano scopiazzature di altre cose. Cioè, voglio dire, in Reanimator c'è una scena di sesso orale con una testa mozzata che in molti altri film si è vista, però è sempre la testa mozzata di una donna con un uomo. Qua credo che Reanimator, correggimi tu se c'è qualche altra indicazione, ma credo che sia l'unico film in cui una testa mozzata fa un cornilingus. Che anche qualcos'altro nell'universo, quello proprio di serie Z, c'è stato, perché poi dopo, ovviamente, dopo che l'hanno fatto loro, ci sono stati i porno con gli zombie, c'è stata tanta roba.
Addirittura c'è pure la versione hard di Reanimator, se non mi sbaglio, Repenetrator si chiama, se non ricordo No, male. vabbè, io intendevo escluso questo E filone. comunque, credo sì che l'abbiano anche fatta, però il discorso è che su Reanimator è messa in un modo che ti fa ridere, insomma, è divertente la scena, perché è proprio grottesco vedere il corpo stesso suo senza testa che usa la sua testa per entrare dalle gambe della ragazza, che non è la testa di un altro, è proprio la sua. Poi No, vabbè. non è un film ammiccante e quindi un po' spiazza anche questa scena perché tutto sommato il film era stato pudico da quel punto di vista. C'era questo rapporto fra i due, ma era il classico fra due ragazzi di un film anni 80, vedo e non vedo. Invece qui vediamo tutte le forme splendide della protagonista e questa scena che poi verrà semicensurata, ma ci arriveremo nelle tante versioni passate nel mercato. Più che un video, quello casalingo televisivo. E quindi non è che era la scena shock voluta, Sì, no, era una ma parte infatti. divertente che si incasellava in un film tutto sommato sopra le righe. Allora, devo dire che alla fine Reanimator è fondamentalmente un film che osa e che lo fa in maniera totalmente spudorata, ma osa in tutto, osa dal punto di vista visivo, erotico, comico, perché ci vuole forza per creare un film horror, quindi con scene decisamente scioccanti, però buttarlo sull'ironia, quindi rendere quella parte meno forte sicuramente, quindi ci vuole della forza. E poi io devo dire che personalmente amo alla follia Reanimator, perché credo che la coppia Gordon Combs sia riuscita a creare una figura di Mad Doctor che fino a quel momento non c'era stata, perché Molto moderna. molto moderna, ma non soprattutto ma anche come intenti, perché la figura dello scienziato pazzo, del Mad Doctor, nella storia del cinema ma anche della letteratura, è sempre stato colui il quale ha sempre tentato di arrivare a Dio, di paragonarsi e di arrivare al livello di Dio. Qua Jeffrey Combs, Herbert West, fa un passo in più. Lui non vuole arrivare a Dio, lui vuole correggere gli errori di Dio, è il correttore di Dio. Dio ha commesso un errore, la morte è un errore e io lo correggo. E questa cosa è meravigliosa, è geniale. Ma anche qui nasce dalla chiave di volta, ovvero questi giovani, perché erano tutti molto giovani, di belle speranze, tutto sommato speranze che comunque sono state concretizzate per chi più, chi per chi meno, erano tutti voraci lettori di fumetti horror, gli ostracizzati fumetti horror, ma soprattutto, vabbè, in Reanimator è smaccato, negli altri un po' meno, ma lettori di Lovecraft, che Vabbè, ma all'epoca lo si conosceva in 4, 5. sì, devo dire che sia Gordon che Hughes hanno pescato tantissimo dalla letteratura, non solo Lovecraft, ma molti dei loro film hanno basi letterarie, Però sicuramente. attualizzandola, cioè non hanno fatto Certo, l'errore certo. di creare quell'orrore cosmico, vedo e non vedo, quelle sensazioni turbe, o soprattutto ambientarle nel 1700, 800, 900, partendo da Poe e passando da Bloch fino a Lovecraft. Cioè loro l'hanno detto, no, noi siamo nel 1980, facciamolo ora, quello che accade. Lovecraft come sarebbe nel 1980, è stata lì la genialità di Raimi, Gordon, ma lo stesso Venerdì 13 comunque ha delle influenze perché Jason è il male inarrestabile, cioè erano palesemente l'ispirazione, è sempre stata Lovecraft, ma senza scimmiottarlo, cosa che dovrebbe fare l'autore, assimilare le sue passioni e poi metterle a servizio della sua poetica o della sua vena autoriale. E quella è stata la svolta, soprattutto per Reanimator. Raimi già l'aveva iniziato col Necronomicon, creando poi tutto il mito, però Reanimator è stato proprio l'esplosione in pianeta del vero. Noi possiamo prendere Lovecraft, Poe e compagnia bella e farli con zombie, splatter, sesso, goliardia e tutto il resto. E poi tra l'altro appunto dicevamo del fatto che erano divoratori di fumetti e prima parlavamo di Doctor Strange, però
Ma ricordiamoci che negli anni 90 Jeffrey Combs proprio interpretò uno dei primi Doctor Strange del cinema, perché Invasori dalla quarta dimensione era praticamente la versione di Garth Band di Doctor Strange, nel periodo in cui credo che la Marvel perse i diritti sui suoi personaggi, infatti uscirono i Fantastici 4 di Roger Corman, Capitano Capitan America di Alberto America, Sordi, tutti quei film lì. E ci fu Invasori dalla quarta dimensione, che in teoria era Dottor Mordrid, però praticamente era un Dottor Strange apocrifo. Era Jeffrey Combs che interpretava il Dottor Strange. per gli amanti dei Marvel andate a recuperare, a parte quest'ultimo citato da Francesco, magari Fantastici 4 e Capitan America solo se avete uno stomaco molto forte, però questo qui Guarda, è Fantastici 4 mai uscito Però neanche. si trova, si Sì, trova. si trova, però non è mai uscito né in Italia né all'estero. No? Girava in copia e bootleg all'epoca, appunto, perché venne girato e rimase inedito. Mentre Capitan America esisteva la videocassetta italiana, adesso esiste anche il Blu-ray italiano. Pensa te, proprio rimestare nel fondo del barile, questo si chiama, però vabbè, sono reperti storici, tutto Con sommato. Francesca Neri, non dimentichiamo, con Francesca Neri, Capitan Questo non America. me lo ricordo, non me lo Con, ricordavo, sì, Francesco. con Francesca Neri. Vabbè, Albert Pin, genio fortunatamente non compreso del trash involontario. Il giorno che rivaluteranno anche Albert Pin, io credo che smetterò di seguire il cinema, perché a questo punto veramente va bene tutto, liberi tutti, aprite le gabbie, Beh, senza nulla ha fatto anche togliere. belle cosette, tipo Adrenalina con Christopher Lambert e Dolmen con Tim Thomerson, era sempre prodotto da Jazz Band. Uno dei migliori, secondo me, che ha fatto Dolmen. Appunto, uno dei migliori, però io purtroppo ho nella mente gli altri e quello è il problema. Che a questo punto cioè, togliamo l'etichetta di peggior regista U-Ball, che secondo me non la merita Assolutamente, assolutamente. secondo me non la merita proprio, anche perché sicuramente il primato ce l'ha un italiano, parliamoci chiaro. Sì, ma noi non faremo nomi di italiani perché Ma noi senza siamo brava fare nomi, ma gente. è impossibile che c'è qualche che Uwe Boll sia peggio di qualche regista italiano di quelli Anche degli perché ultimi tu hai 20 anni. citato Zombie 3 di Lucio Fulci, ma sappiamo tutti che il povero Lucio di questo Zombie 3 fece ben Però poco. a me piace, poi soprattutto se andiamo a riprendere tanti dei film che all'epoca non ci piacevano, li rivalutiamo tutti adesso, di questi italiani che facciamo noi, rispetto a quello che facciamo oggi. Indubbiamente, indubbiamente, ma non tocchiamo questo tasto, rimaniamo nella felicità di Mi sembra Reanimator. giusto. Perché questa sera proprio ci sentiamo di bocca buona, sarà il caldo, sarà l'agosto, quindi finalmente quest'estate che va a finire, ci ricordiamo appunto, la buttiamo, visto che ormai la buttano tutti, sto fatto che noi questi film li abbiamo visti anche in televisione, di notte, grazie a Rete 4, grazie a Italia 1. Io, in effetti ammetto, tu l'hai recuperato tardi, io penso di averlo recuperato ancora più tardi, nei 93-94, appunto, con la tagliatissima versione di Italia 1 del famoso ciclo Notte Horror, Però tagliatissima. Reanimator non è stato trasmesso su Italia 1, credo che lo abbia trasmesso forse la Rai a tarda notte, solo che essendo l'età di 18 anni doveva andare per forza tagliato anche a quell'ora. Io ricordo di averlo registrato in VHS da un Notte Horror, se non l'uno, sicuramente il due. Però il 2 è probabile perché era pentafilm e quindi automaticamente era trasmissibile da Mediaset, però credo che il Tipo primo sia andato sulla Rai, se c'è andato, ma a tardissima notte, tipo a l'una di notte, una cosa del genere. tramite Quindi un pure Demoni di Ghezzi, Umberto Bava uguale. Demoni sono sicuro che è andato tramite Ghezzi perché era l'unico che si interessava a un certo tipo di cinema, soprattutto horror. Demoni 2, infatti, credo che non sia mai stato. No, forse Demoni 2 Sì, su Demoni 2 io credo Rete 4. l'abbia trasmesso sempre Mediaset, se non Su sbaglio, ma già anche Rete Demoni 2 4. era vietato ai minori di 14 anni e quindi poteva andare tranquillamente anche integrale, basta che andava in seconda serata. Invece quelli vietati ai 18 in qualsiasi orario tu li trasmettevi dovevano essere tagliati. L'unico che non mi sono mai spiegato che andava in prima serata e credo integrale perché non mi ricordo scene particolari era vietato ai minori di 18 anni è Un lupo mannaro americano a Londra. Non ho mai capito perché, l'ho visto sempre integrale. No, strano, perché io l'ho visto solamente in una rete privata. Non mi è mai capitato di No, io sulla vederlo. Rai, da ragazzino sempre su Rai 3 lo facevano, ma in prima serata va. Allora, esatto, allora ti spiego, cioè ti spiego. Narra la leggenda che ci fu un periodo in cui, e qualche testa è saltata, proprio un periodo specifico in cui sono stati
portati, ma anche in piena mattinata, alcuni film storici, cult, molto pesanti, fra cui Freaks di Tom Browning, mm-hmm. che io vidi su Rai 3 alle 11 del mattino, I tre volti della paura di Bava, incredibile, sì. Visto alle 15 del pomeriggio, gente che sveniva, io avevo penso 12 anni, in compagnia dei lupi di Neil Jordan, che quando l'ho visto ho detto, ah ok, ora penso che sverrò a breve, perché è incredibile quello che succede in quel film. E probabilmente Un lupo mannaro americano a Londra rimane in questa fascia di una follia interna avvenuta o è Ghezzi che ha messo LSD nella bottiglia di qualcuno e nessuno se n'è accorto. Mi ricordo infatti ci furono molte polemiche per la trasmissione di questi film effettivamente poi in una rete nazionale come la Rai, tanto che poi hanno proprio buttato tutto al cesso, infatti non, credo che non trasmettano più un film sulla Rai da... dal 1999 se non su Rai Play, però sì, probabilmente può essere che siano accaduti degli incidenti, chiamiamoli così, che per noi sono state delle epifanie involontarie, perché accadevano questi disguidi, bocchi, lo sapranno solo loro nella propria ma un lupo mannaro americano a Londra l'hanno passato diverse volte tra l'85 e il 90 credo, in prima serata solare, tant'è vero che io nel 90 ce l'avevo registrato in cassetta, preso proprio in prima serata, e era comunque integrale, ma poi c'era stato pure per esempio nell'86 il pomeriggio su Rai 1 tipo subito dopo pranzo, alle 2 ci fu tutto un ciclo della Hammer d'estate. Bravo, cazzo, me lo ricordo perfettamente, era ora di pranzo. Sì, era io me lo ricordo che la facevano per la prima volta, vidi in quell'occasione le spose di Dracula, poi fecero Dracula il vampiro, tutti questi qui, mentre invece Rete 4 trasmetteva, credo sempre, forse addirittura Rete 4 mi sa in prima e seconda serata, uno dietro l'altro, due di seguito, sempre film della Hammer in estate, quindi fecero Il teschio maledetto e La maschera di Frankenstein, e pure La rossa maschera del terrore, mi ricordo tutti questi film Hammer, Amicus, tranne Le cinque chiavi del terrore, che non si è mai capito perché è stato rarissimo per tanto tempo, veniva sempre annunciato su TV private e poi non lo facevano mai. Una volta sono riuscito a vederlo su una TV privata in bianco e nero perché il segnale trasmetteva così, però ecco quello, però per tutti gli altri mi ricordo che li trasmettevano continuamente anche su Italia 1 di notte, La rivolta di Frankenstein, Gli orrori di Frankenstein, tutti quei film lì tra l'86 e il 90. Mediaset dopo le 3 di notte, non dico che era a livello di fuori orario, perché lì si raggiungevano vette inimmaginabili, di un cinema a 360 gradi, però Mediaset dopo le 3 di notte, film di Lenzi, Fulci, Bava, tranquillamente. Sì, ma quello negli anni 90 però, negli anni 90. Sì, sì, anni 90, parlo di anni 90. Sì. Probabilmente... Prima sempre sulle TV private, Pulci, Lenzi, andavano solo su Odeon, Europa 7, queste TV così, infatti li vedevo lì. Sì, perché ecco, prendevano le videocassette fondamentalmente, secondo me, piratamente, tanto chi vuoi che se ne accorga. Effettivamente, io credo che sul lupo americano pesava molto il nome di Landis, perché veniva dai Blues Brothers, veniva da Una poltrona per due, quindi secondo me fondamentalmente effettivamente una commedia. Solo che anche ancora oggi vedendola è una commedia, non era intinta nel sangue, Un lupo americano a Londra è, cazzo, beh, non per niente è un super capolavoro, cioè stasera stiamo solamente nominando super capolavori, a parte Capitan America di Pim. E la potenza di Reanimator è appunto quello di dare impasto, che poi è la lezione che imparerà e subito disimparerà all'istante Peter Jackson, di dare in pasto alla gente a quello che vuole, però fatto con cuore, se mi passate un termine un po' banalotto, cioè senza prenderti in giro, non è la mera, non c'è nulla di male, ma non è il mero effetto shock alla Gordon Lewis o l'exploitation, cioè sono film fatti con tutti i crismi, con una produzione a basso budget, ma tutto sommato sfruttando quello che abbiamo, con grandi prove attoriali e con una scrittura ancora oggi, secondo me, quasi insuperabile. Non che oggi non escono bei prodotti, però la freschezza e l'inventiva in un certo tipo di film che poi andava al cinema, non è che passava dall'home video e poi forse vediamo, cioè questi erano i film distribuiti per il cinema.
E come dicevate voi, è un miracolo assistere a Reanimator dal cinema fino alla televisione. È un qualcosa che ancora oggi non ti può lasciare indifferente. Io l'ho rivisto oggi per la milionesima volta e dico, cazzo, sembra girato domani questo film. Non so come abbiano fatto, però non c'è un momento in cui dici c'è qualcosa di sbagliato. Poi la cosa bella di Reanimator è che... pur essendo, cioè no, soprattutto essendo un film horror, però dalla verve comico-grottesca, ha dei personaggi di un cattivo disumano. Cioè, West è quello che è Dio, quindi tratta tutti come se fossero delle nullità. Il dottor Hill è un personaggio di una crudeltà, di una cattiveria disumana, ma anche il padre di Meg, il preside dell'università, mm-hmm, che è un bigotto cattivissimo. E alla fine anche Dan viene un po' coinvolto da questa atmosfera in un finale che ovviamente... lascia adito all'imminente sequel, che poi tra l'altro una delle cose bellissime di Reanimator è che sul finale del film non si vede che fine fa Herbert West, cioè si lascia in sospeso la fine del protagonista. Ma infatti secondo me non era preventivato un sequel, perché tutto comunque ti fanno sempre vedere lui muore, no? Su ogni capitolo, poi invece ce la fa sempre. Infatti il finale del primo ti lascia intendere lui sia morto, e invece in realtà poi non è morto. Sì, infatti poi nel secondo c'è un flashback. Sì. Però secondo me è che il film ha fatto talmente successo, ma gli hanno quasi imposto di fare un secondo capitolo. Secondo me non era... Sì, sì. Il film all'epoca nei festival fece man bassa di premi, quindi sai cosa c'è in questo film? Più che i personaggi, c'è un non rispetto per la morte e per la vita che è incredibile. Cioè, qualunque morte viene trattata con sufficienza, come se, cioè, il gatto, vabbè, mio padre, vabbè, lì. E il professore che mi ha scoperto, vabbè, uccidiamolo. È appena morto, vabbè, usiamolo, non perdiamo tempo. C'è proprio una concezione. Sì, ma è un film, guarda che è un film cattivo. Pur essendoci questo aspetto ironico, il film è cattivissimo. Il film è veramente cattivo. Sì, i personaggi sono cattivi. Che si soffermi un attimo sulla perdita della vita. Diciamo l'unico è Meg, l'unica diciamo persona che è un po' ancora ancorata all'umanità è Meg. Ma credo non si distacchi tanto un po' dal cinismo ospedaliero che c'è veramente negli ospedali. Cioè, io proprio recentemente ero in pronto soccorso e mentre stavo in attesa ho sentito proprio apostrofare con un nomignolo abbastanza offensivo un paziente. Non detto in faccia a lui, cioè parlavano tra di loro tipo due barellieri, sì, sì. Hanno detto andiamo a prendere sto Tutankhamon. Cioè, ma come fai a dire una cosa del genere di un anziano che sta su una barella in ospedale? Che secondo me è una feroce critica del film, perché infatti tutti hanno questo approccio medico, anatomico, del corpo della persona come oggetto di... più che esperimento, come corpo da sistemare, aggiustare, se è rotto, basta, stop. Cioè non c'è proprio un secondo di riflessione su tale cosa, e probabilmente sì, c'è una forte critica, che poi noi sappiamo, vabbè, in tutto il mondo non c'è questa grandissima empatia, ma poi nel sistema sanitario americano è ancora peggio, quindi figurarsi. E secondo me c'è di fondo questa enorme polemica su come la medicina moderna si interessi più del curare una parte, ma non di aver cura del paziente. Anche perché comunque nel film tutti i soggetti rappresentano potenziali strumenti di studio utili a West. Lui pensa solo al suo scopo dell'approfondire il siero, quindi qualsiasi morto ha è utile per lui, e anzi gli serve più da morto che da vivo, così convinto, esatto, che possa risolvere la cosa. Poi in realtà crea solo un casino, passa l'apocalisse.
quindi il personaggio suo è eccezionale perché poi è proprio un antieroe, perché è il protagonista del film, ma in realtà è più stronzo degli zombie, perché alla fine dovresti avere paura dei zombie, ma c'è più paura di Alberto West e dei morti viventi. A un certo punto fai quasi il tifo per loro. È più stronzo del cattivo, del dottor Sì. Evil, cioè è superiore a qualunque personaggio privo di scrupoli, perché lui non è che è privo di scrupoli, lui non sa come è fatto uno scrupolo, non è mai avuto un vago sentore nella sua esistenza, che anche qui si rifà molto a un certo tipo di letteratura, soprattutto lovecraftiana, in cui la scienza è la vera divinità da seguire e il destino degli esseri umani non vale niente. Anzi, dovreste essere felici di appartenere a questo enorme esperimento che è il mio, ovvero quello di sorpassare la morte e renderla un lontano ricordo, che è un superamento netto rispetto al dottor Frankenstein quando crea la morte, cioè proprio lui lo supera a mani basse. Cioè, il dottor Frankenstein è un pivello al confronto di Herbert West. Uno non ha capito niente fondamentalmente di cosa fare delle proprie creature. Infatti, West non ha affetto per le proprie creature. Fondamentalmente, West probabilmente ha solo affetto per Dan, di cui c'è anche il sentore, secondo me, di una bromance a senso unico non esplicitata, perché c'è anche quella scena in cui Dan e lui sviene e lui, per la prima volta, gli vediamo fare un gesto carino. Prende una coperta e dice: "Non ti preoccupare, è lo shock." Beh, è vero che Dan gli servirà, è uno strumento, però è forse l'unica persona con cui ha avuto un contatto umano in tutto il film, per un essere che poi. Perché lui non ricordo dove l'avevo letto, però veniva proprio specificato che è un asessuato Herbert West. Sì, Herbert West. Sì, ma il sesso non interessa a West. Anzi, secondo me lo considera una perdita di tempo. Sicuramente, infatti guarda un po' male a loro, no? Sia a Barbara Crampton che a Bruce Sì. Abbott, ma alla fine il film è l'ennesima metafora sulla sete di potere, perché è tutta una lotta di potere tra lui e il dottor Hill. E quindi è l'ennesima, diciamo, metafora di taglio anticapitalista, però relativa all'universo della medicina, in cui appunto il siero rappresenterebbe il massimo del potere, perché porterebbe soldi, successo e ovviamente tutto quello che succede dopo è la conseguenza della forte sete di potere. Lì dove questo è più puro perché non vuole neanche il successo, lui vuole raggiungere boh, l'immortalità probabilmente. No, ma lui vuole raggiungere il suo scopo, che poi alla fine non gli interessa neanche quello di renderlo pubblico e quindi Sì, sì, di sì. guadagnarci. Lui ha in mente di curare la morte, ecco, è la cura contro la morte, quindi è quello il suo scopo. E che probabilmente cioè, utilizzerà solo per scopi personali. Non gli interessa divulgarlo o renderlo universale. Sì, il E che poi lo rende. chissà se pure il cognome West voglia rappresentare un qualcosa tipo l'Occidente, gli Stati Uniti, appunto, l'America. Ci pensavo questi giorni. Vabbè, la citazione è quella classica di Herbert West, mini Di romanzi di Lovecraft, Lovecraft. Però sì. effettivamente non sarebbe campata per aria questa cosa che. Visto che loro ce l'hanno in America questa cosa, Anche il est capo si chiama west. West e l'antagonista si chiama Hill, che è Collina. Quindi Esatto, sì. sempre un immaginario western americano, anche perché Lovecraft il film, il racconto l'ha scritto appunto molti anni prima, quando l'America usciva, diciamo, da quell'epoca. Sì, quando era fresca entrata nell'era moderna, diciamo, aveva abbandonato il Far West per entrare nell'era, appunto, per questo Lovecraft, da buon reazionario, era preoccupato dei progressi della scienza, di ciò che l'uomo stava creando a discapito dell'umanità, eccetera, eccetera. Sì, effettivamente, perché poi quando c'è una scrittura così sopraffina, anche soffermarsi su certi dettagli non è sbagliato. E anzi, sempre una fonte di studio, nonostante siano passati decine e decine di anni, il film l'abbiamo rivisto migliaia di volte e lo si rivede sempre con l'entusiasmo, neanche fosse la prima volta. Poi gli ha reso omaggio pure American Beauty, che è
lo esaltava nel film, parlavano di Reanimator. Io, quando ho visto American Beauty, ero rimasto, dico, veramente stanno parlando di Reanimator? Su un film americano di questi di serie A di Hollywood, non ho mai sentito parlare. Dopo che è arrivato Tarantino, hanno cominciato un pochetto, però su American Beauty mi sembrava strano che loro parlassero di Reanimator. E non era scontato anche perché poi il film è tutto, anzi, è tutto un tenore molto patinato, filosofico, tipico di un film che deve vincere l'Oscar. E quindi buttarci un, passatemi il termine, filmaccio di serie B è un qualcosa di eccezionale. Poi io mi immagino molti del pubblico destinati a American Beauty sentire Reanimator, guardarsi in faccia e dire che cosa? Di che cosa sta parlando? E noi appassionati avere questo sussulto qui al petto e dire: ah, oh, ma veramente? Grazie. Che è ben lontano, come hai detto tu, dal citazionismo di Tarantino. Perché Tarantino poi, vabbè, reinventa tutto un cinema che ha fatto scoprire, che noi già conoscevamo e che molte persone poi l'hanno scoperto di riflesso. Invece, trovarla in American Beauty di Sam Mendes fa più piacere, secondo me, perché da un Tarantino te l'aspetti, da un Mendes no, onestamente. Io e Simone avevamo una curiosità, visto tu che sicuramente ci saprai soddisfare. No, sicuro, sicuro. Ma quanti cut esistono di questo film? Perché io e Simone l'abbiamo visionato, perché siamo pigri, pur avendo lui le copie, io credo di avere Reanimator 1 della Midnight e cose varie, abbiamo il culo pesante, più di andare lì, scartarlo e metterlo nel lettore, vediamo se c'è su qualche servizio streaming. E c'è su Prime, ovviamente sempre fonte inesauribile di queste pellicole ormai calte, più o meno intramontabili. E oggettivamente il film durava 1 ora e 20 e a nostro avviso mancava di un paio di scene di raccordo e soprattutto alla famosa, ormai citata da noi più spesso, scena del Cunnilingus, un veloce È vedo e non vedo. molto, sì, è velocissimo. Ma probabilmente, beh, la versione che sta su Prime può darsi che sia una delle tante censurate che appunto erano fatte per la televisione, così. Per quanto riguarda i cut, mi sembra nel cofanetto Midnight Factory ce ne siano due, se non sbaglio. C'è una versione Director's Cut e c'è una versione che è quella cinematografica, theatrical, e che aveva anche delle diversità dal punto di vista, cioè la scena quella in cui stanno a casa a fare sesso Bruce Abbott e lei, se non ricordo male, in una delle due lei è vestita, non si, in una delle due si vede lei che si riveste, nell'altra invece si vede lei che è già vestita, tipo una cosa del genere. E ci sono piccolezze, piccole differenze, forse c'è qualche dialogo in più anche, però ecco, sono cose leggerissime. Che io sappia, i due cut sono quelli, poi sicuramente tutti gli altri che girano sono le varie versioni tagliate. Dalla censura, diciamo, per le trasmissioni in prima serata, o per esempio, leggevo tempo fa un commento su Facebook di un ragazzo che si stava rivedendo Freddy vs. Jason su Netflix ed era scioccato dal fatto che hanno tagliato dei dialoghi inerenti alla protagonista di colore. Allucinante questa cosa, cioè tutta questa storia del politically correct, hanno tagliato dei dialoghi che riguardavano lei. Non so bene cosa dicevano in questi dialoghi, però hanno tolto tutto ciò in cui c'era questo riferimento alla ragazza di colore. Quelle sono le solite, ma non so più neanche perché da un lato posso arrivare a capirle, però da un film ormai sdoganato da anni, in cui oggettivamente io non ricordo, poi ovviamente dovrei rivederlo, ma non ricordo nessun dialogo razzista Neanche o io, no, ma quantomeno probabilmente neanche offensivo. era razzista, era proprio Il solo una cavolata. riferimento, però lì non so mai come porri, cioè, pormi, perché non so, è un po' come la questione della, credo, Disney, Paramount, non mi ricordo, Warner, che per il suo canale tematico online di streaming aveva rimontato Via col Vento per far sì che non c'erano questi spaccati, riferimenti, cioè veramente stiamo parlando di un film che ha la sua età, oh, non voglio dire la data perché non me la ricordo, però ha la sua età
è girato in un determinato contesto storico. Sarebbe peggio se uscisse un film con determinate licenze, chiamiamole così, oggi, ma un film degli anni 80, 90, 2000, cioè basta, cioè, lasciatelo così com'è, che sia alle persone farsi una propria responsabilità di offendersi o meno. Cioè, che questa cura la tenessero per i prodotti nuovi, non per quelli ormai storicizzati come possono essere Via col Vento o anche Freddy vs. Jason, di cui appunto non ricordo assolutamente niente di così offensivo, anzi forse uno dei migliori della saga, va, la butto pure, delle due saghe tra l'altro. Quindi vabbè, però è anche vero che se vai su Netflix sai quello che va incontro, ma così anche se vai su Disney Plus, infatti io ho terrore e raccapriccio sul fatto che Alien e Predator ormai sono Disney Plus, Disney, e vabbè, è un po' tiro del culo, ok, sei contento di vedere Reanimator tramite Prime, però poi ti accorgi che mancano alcune scene, che dice ok, nel film nel complesso è sempre potente, è sempre la bomba che è stata, però un po' dici, ma che ti costava mettermi il cut originale? Tanto lo vediamo in 100 questo film, a che torto fa, a chi lo fai questo torto se non a noi affezionati? Però noi siamo appassionati e loro sono gli operatori di mercato, quindi è sempre una discussione che lascia il tempo che trovo. Però anche sì, anch'io rimango un po' scioccato da queste politiche. Tanto vale allora che non comprateli questi film e non fateli vedere, se me li devi fare. Ma tanto io non gli do la soddisfazione, perché tanto mi continuo a guardare i DVD e Blu-ray e pure le videocassette. Esatto, la piattaforma, esatto, per me rimane solo quella petrolifera. ma tu sei un duro e puro. Io parlo per me, che poi ce li ho. Cioè, no, veramente, il gesto di andare lì, alzarmi dalla poltrona e metterli, ci ho messo più tempo a dirlo che a farlo. Però è proprio un piacere arrampicarsi, capito? A tirarli fuori da tutto il mucchio, a cercare di aprire la custodia impolverata, prendere il DVD, inserirlo, è proprio un piacere già quello. È come un preliminare, capito? Esatto, hai ragione tu, dovremmo un po' toglierci questa ruggine, questa pigrizia mentale e fare anche questi piccoli riti preliminari nella visione di un film. Mi hai quasi convinto per la prossima volta. È scioccante il fatto che quando vai a riprendere il film che volevi rivedere da tanto tempo non funziona più il DVD, quello sì. È crudeltà, è come se tu vorresti avere un implesso e poi non ti funziona niente e quindi dici no. Il DVD che è fuori catalogo, quindi tu lo vai a prendere e dici adesso me lo vedo e non funziona più, e quindi neanche contento, più. Esatto, contento in tronfio di dire io ce l'ho e invece no, non ce l'ho neanche io, solo il cadavere. Non lo so, abbiamo qualcos'altro da dire su questo capolavoro unico senza tempo? Accendiamo un po' i sequel magari. Bravo, tu dicevi di questo non riuscito sequel, io non l'ho mai, cioè non a livello del primo, però non mi è mai dispiaciuto, cioè si vede che è un more of the same del primo. Ma più che altro diciamo che ha tutt'altra impronta, perché sì, là si vede proprio la mano di Uzna sul body horror, cioè lui è proprio, calca la mano sulle rianimazioni parziali, gioca tanto su questo aspetto, quindi un po' ha un'altra, prende un'altra strada, diciamo. Io purtroppo sono innamorato di Herbert West, quindi per me è bellissimo anche il secondo, ma anche il terzo. E poi se non sbaglio il secondo, lui, se non ricordo male, lo fece, in realtà doveva essere House of Reanimator. E poi è il tanto discusso quarto che non ha più fatto. Bravo. Il tanto discusso e atteso quarto che non lo farà mai. Non si sa se lo farà mai, ma lui credo che ai tempi del secondo lo doveva fare, però per motivi di budget non l'ha fatto e doveva essere ambientato alla Casa Bianca, l'house, esatto, del titolo, la Casa Bianca, sì, era la Casa Bianca. In epoca reganiana. Poi appunto la cosa è stata abbandonata perché per motivi di budget, e quindi hanno ripiegato sulla casa, come vediamo in Reanimator 2, omaggiando la moglie di Frankenstein esplicitamente, tanto è vero il titolo originale, sì, Bride of Reanimator, e, sì, sì.
e poi questa idea la ripescata in epoca Bush, praticamente la riproposta, e però tra una cosa e un'altra, sempre per motivi di budget e pochi mezzi a disposizione, è rimasta lì accantonata, e sono anni ancora comunque che se ne parla di questo patto di Herbert West, e finisce alla Casa Bianca, credo per rianimare proprio il presidente, qualcosa del genere, non so cosa succede. E Reanimator 2, che poi tra l'altro da noi uscì al cinema nell'estate del 90, me lo ricordo ancora, forse 91, non so se 90 o 90, forse 91 è uscito da noi al cinema, perché sì, era 91, perché era l'estate anche di Maniac Cop 2, che poi in realtà è uscito come Maniac Cop da noi, col titolo. Sì, che perché da noi il 2 è uscito il primo, sì, e poi il secondo, non solo, il terzo. È uscito prima, la cosa atroce è che è uscito prima il 2 col titolo del primo, e poi il secondo col titolo Poliziotto Sadico l'anno dopo. Sì, il terzo ma, invece lo, il terzo direttamente stesso, della stretta. Ma lo stesso casino l'hanno fatto anche con la casa, non la casa di Remi, di House. Ah, beh, ma House è ancora peggio, perché in realtà House, perché diventa la casa 3, la casa 4, la casa 5. No, non quello. Lui parla di essere sepolto in quella casa, che poi c'è stato House 1 e 2, che è sepolto in quella casa, la casa di Ellen. Poi il discorso è di che, ah, ho capito quale. Ma lì è peggio ancora, non c'era un House 3. Lì praticamente Sean Cunningham produsse The Horror Show, che in Inghilterra è stato distribuito come House 3, e da noi come la casa 7, tanto per complicare le cose. E poi che è successo? Lui, quando ha visto House 3 in Inghilterra, ha detto: a questo punto io produco House 4. Cioè, quindi praticamente lui neanche non ha mai fatto il 3, ha fatto il 4 direttamente, perché dice: tanto ormai questo lo conoscono nel mondo come House 3, ma in Esatto. realtà era The Horror Show, che era un film che non c'entrava niente con la saga di House, così. E in Italia invece l'hanno fatto diventare la casa 7, perché noi avevamo fatto il 3, 4 e 5 prodotti da Gio D'Amato. E la Film Mirage di Gio D'Amato aveva già depositato il titolo La Casa 6, che però poi non ha più prodotto. Nel frattempo la Life International ha distribuito in Italia House 3 col titolo La Casa 7, e quindi in Italia esistono tutti i La Casa tranne un La Casa 6. Sì, meraviglia, meraviglia della distribuzione. Sì, ma cose che poi appunto questi film andavano al cinema, quindi non è che dice, vabbè, me li recupero in home video e cerco di raccapezzarmi. No, questi li buttavano al cinema e non capivo un cazzo di quello che succedeva. Anzi, convinto, perché ovviamente erano gli specchietti delle allode, convinto di vedere il film di una saga che poi non c'entrava, non dico assolutamente niente, ma quasi fondamentalmente. Tra l'altro, grandi film, sia che è sepolto in quella casa, ma soprattutto La Casa di La Ellen, casa di Ellen è bellissima. Io che ho sono in quella casa, che comprato. l'ho rivisto recentemente, lo trovo bellissimo. Ecco, altro film del biennio 84-86 che è L'ho sepolto comprato in una quella casa. settimana fa da Blockbuster, me lo voglio rivedere perché l'ho visto mille anni Ah, fa, più bellissimo, volte, però se vedo, bellissimo, perché è uno dei primi esempi di commedie horror miscelati a dovere, non demenziale come i film di Raimi, non splatter in quel modo, ma con questo modo di fondere umorismo. Penso sia forse il capolavoro di Steve Miner come non mi ricordo. film, Anche anche secondo se me. io sono molto legato al secondo e terzo Venerdì 13, però penso che se volte in quella casa potrebbe essere il suo capolavoro. Anche secondo me, perché ha avuto più libertà autoriale, secondo me. Lì in Venerdì 13 eri comunque legato a questa nuova icona che stava muovendo i suoi passi. E tra l'altro comunque lo dobbiamo a Steve Miner, con buona pace di Sean Cunningham, che se no Jason non l'avremmo mai avuto. Ma Sean Cunningham è sempre stato uno molto sculato, nel senso, ha prodotto L'ultima casa a sinistra, che secondo me lui manco ci credeva, è diventato il capolavoro che ha aperto la strada a tutti, a Non aprite quella porta, a tutti i film dell'horror moderno. Poi ha prodotto Venerdì 13, ma vi rendete conto che ha prodotto Venerdì 13 perché aveva visto Halloween, ha detto: facciamo un film Esatto. horror, c'ho il titolo, Venerdì 13, senza una sceneggiatura, ha creato una delle saghe di successo. E lui lo dice apertamente, non si nasconde, Sì, c'è ma tutta il film questa cosa. stesso, pure io, tanti dicono il primo Venerdì 13 è un capolavoro, è una frase fatta, perché tutti sono sempre convinti che i capostipiti sono i più belli. In realtà per me il primo Venerdì 13 della saga è uno dei peggio, perché è proprio strutturato, ma neanche loro sapevano quello che stavano facendo. Ci sono personaggi che se vedono un secondo spariscono, la stessa assassina non la potresti mai indovinare, perché per tutto il Eh film no, la vedi, sai, non è proprio compare. un giallo dal finale impossibile da indovinare, è proprio. L'unica cosa è che è stata un'innovazione a livello dell'uso del rallenti, dell'ambientazione, quello sì, però ecco, i seguiti io li preferisco quasi tutti.
Ashton Cunningham ha avuto, come dici tu, più che il culo, ha avuto la fortuna di, cioè come produttore e regista ha avuto la fortuna di avere delle buone amicizie, lui rubacchiava un po' qua, un po' là, e ha beccato anche un periodo in cui, ripeto, la gente al cinema voleva vedere queste cose con buona pace di, dei ben pensanti, e quindi ha avuto queste sculate in mani che poi appunto altri hanno portato avanti come Venerdì 13 eccetera eccetera. Stessa cosa. Dovrò capire sempre il grande successo di Creatura degli Abissi, e quello non me lo spiegherò mai, che è praticamente un film drammatico ambientato sott'acqua, a un certo punto ci hanno messo 10 minuti di mostro. Aspetta, Creatura degli Abissi è di... no, di Cameron era Abyss. No, è sempre di Sean Cunningham, è proprio suo. Ah, era di Sean Cunningham. Sì, appunto dico, pure quello l'ha fatto a... ha aperto il filone, praticamente poi gli sono andati tutti dietro con Leviathan, con The Abyss, pure Cameron, tutti quei film là. Ma il suo è il peggio, è stato un successone. Io, guarda, mi ricordo il titolo, no, probabilmente l'ho visto da ragazzino, ma non mi ricordo neanche una scena, tu pensa un po', però il titolo, infatti per questo mi ricordavo quel filone dei film ambientati... a 20.000 leghe sotto i mari con questo mostrone, vabbè, poi The Abyss, come Cameron ci insegna, la porta sul filosofico, metafisico, eccetera, eccetera, come adesso è. Però sì, però vedi, però ho avuto sempre, quanti però, ho avuto sempre il pregio di beccare l'idea giusta, poi magari non realizzata benissimo, ma l'idea giusta al momento giusto. Almeno sì, di ma secondo me lui sempre solo per fortuna, perché bene o male quando tu senti gli altri che parlano, dicono nel periodo che andava sta cosa, mi è venuto in mente, c'è stato tipo, che ne so, Craven ha letto delle morti nel sonno dei ragazzi lì in Oriente, sì. E gli è venuto in mente Freddy Krueger, idea geniale. Invece Cunningham proprio ti dice, ma niente, ho fatto sto film, capito? Sì, successo? Cioè non lo sa manco lui, ma poi tra l'altro era uno che veniva dal porno e si vede proprio che il ragionamento era proprio quello, perché col porno i soldi facevi sicuro tanto, e quindi non è che tu devi sforzare tanto, poi negli anni 70... Però capito, lui se ne esce e dice, volevo fare un film horror Venerdì 13, c'avevo solo il titolo, e ha fatto un successone. Guarda, gli vogliamo bene per questo, per il suo essere un incapace dalle ottime idee. Tra l'altro, comunque sì, recuperateli questi film, magari non Creature degli Abissi, ma La casa di Helen, vabbè, chi è sepolto in quella casa, io sfido chiunque dei ragazzi a non averlo visto, perché c'era Ralph Super Maxi Eroe. Cioè, bellissimo. Sfido chiunque. La casa di Helen è uno di quei film che ti arriva fra capo e collo, perché dici, vabbè, lo guardiamo, tanto sarà l'ennesima stronzata legata a questo franchising apocrifo della casa, e invece ti ritrovi in questa meraviglia di B-movie, ma B-movie fatto benissimo, dagli effetti speciali alla trama. Quasi quello che abbiamo detto per Animator, con molta meno potenza, perché comunque ormai il genere era stato consolidato, perché Evil Dead e Reanimator sono gli apripista. Veramente c'è, è uno di quei film dimenticati che oggettivamente si fa tanto di parlare del cinema del passato, però ci si concentra sempre sugli stessi titoli e alcuni vengono snobbati. La casa di Helen è uno di quelli che andrebbe recuperato. Io ammetto in questa sede, mea culpa, di non aver visto mai il terzo capitolo di Reanimator. No, Coniglio, io ti dico una cosa, nel terzo capitolo di Reanimator c'è una meravigliosa scena di lotta tra un ratto, tra un ratto e un pene reanimato. Va bene, allora mi hai convinto, Londra, a recuperare. E solo per questo lo devi vedere. Infatti, diciamo, quello è proprio... il momento cult del film. Io pure mi ricordo solo quella scena, l'ho rivisto qualche mese fa il film, che comunque mi sembra di averlo preferito al secondo. Parole forti. Diciamo che il terzo è un po' più filosofico, è un parolone, però è un po' più profondo, perché Herbert West prende coscienza che ai suoi rianimati manca qualcosa, e quindi cerca di infondere oltre la vita anche la coscienza, rubando l'anima. Quindi cerca di prendere l'anima e infonderla ai corpi rianimati. È già questo, insomma. Questo tanto per arrivare sempre un gradino sempre più su a Dio. Secondo me
è Dio che deve cercare di stare al passo. Sì, arranca, Dio arranca quando arriva. Quando lo sente, esatto, perché lui è sempre lì per fregarlo. Lo recupererò, ma non è che l'ho snobbato, sai, perché veniva da un periodo in cui l'horror aveva una profonda fase di stanca. Yuzna con i suoi lavori dopo i Fast di Society e altri titoli, cioè, ok, Faust è un film che io mi porterò sempre appresso, ho comprato non so quante volte, perché si trova sempre nei mercatini dell'usato l'edizione a doppio disco di Faust di Yuzna. E io ho questa perversione di comprarlo sempre, tanto si trova a 2, 3, 4 euro, quindi io ho l'icone, avrò 3, 4, alcune le ho regalate, la gente che credo che poi forse non mi ha più rivolto la parola. Però io amo il Faust di Yuzna, pur essendo conscio del fatto che è un film senza capo né coda, fatto, non so, probabilmente è Icaro che ha voluto usare più di quel che poteva, e poi tratto da un fumetto incredibile. Vabbè, si dovrebbe fare tutta un'altra puntata sul fumetto di Faust, quindi non lo facciamo. Diciamo che poi Rottweiler, a differenza di Gordon, che si è sempre attestato su alti livelli nei suoi esperimenti anche non horror cinematografici, Yuzna non mi ha mai convinto, quindi non avevo assolutamente voglia di vedere quel che mi pareva un film fatto in maniera molto alimentare, ecco. Ricordo che però mi sono dovuto ricredere, forse è stato il canto del cigno di Yuzna, con quella perla inestimabile che è il Ritorno dei Morti di 23, che mi ha fatto scoprire Simone, visto tra l'altro tramite una sua VHS, e lì forse, vedendo il Ritorno dei Morti di 23, avrei dovuto dare una possibilità al terzo capitolo di Reanimator, che poi si chiama Beyond Reanimator, che poi si recita sempre Beyond, fatto con altro capolavoro della coppia Gordon Yuzna, From Beyond. Sì. Che probabilmente è sicura, perché viene dopo, meno fresco di Reanimator, però potrei quasi dire che è il mio loro film preferito, From Beyond, probabilmente perché osava tantissimo e non è stato abbastanza capito, secondo me. No, io l'ho trovato inferiore, anche se c'aveva degli effetti eccezionali, però rispetto era un po' più indeciso e fiacco su alcune cose. Però dai, The Yuzna, vuoi non salvare i due The Dentist, che io li adoro, sono due dei... Hai ragione, sono godibili, cioè siamo lontani da Society, ma anche lo stesso Ritorno dei Morti 23. Poi The Dentist si dà questa cosa che ti promette tantissimo splatter e poi è un po'... Beh, insomma, ce ne sta parecchio, voglio, è bello, mi ricordo per l'epoca quando è uscito negli anni 90... Quando l'ho visto, dico, ammazza quanta violenza, i dettagli macroscopici del lago che entra nella gengiva, insomma. Tra l'altro, in quel periodo proprio come strassero un molare. Quindi lo sentivi proprio... Il morale mi hanno distratto. Tutte e due, morale e molare ti hanno distrutto. Come in quei giorni che ho visto The Dentist, ne ricordo ancora. Probabilmente io, non avendo avuto mai in vita mia la fobia per il dentista, l'ho trovato un ottimo divertente film, anzi tutti e due ottimi divertenti film, però non mi hanno mai colpito particolarmente, anche se anche lì bravo a creare questo villain dimenticato, devo dire, però all'epoca spopolava abbastanza. Cos'è, il dottor Giggles? No, quello è un altro film. Dottor Giggles è un altro film. È un altro film, però lui aveva un nome abbastanza particolare. Google verrà e mi aiuto. Voi andate avanti. State andando avanti. Comunque Yuzna è uno di quei registi che, ora, a prescindere da quello che realizza, è uno di quei registi simpatici. Proprio a me fa un'enorme simpatia a pelle, quindi va bene qualunque cosa faccia. Che poi incontrato di persona tre volte, è veramente simpatico, proprio persona disponibilista. Dico soltanto che sta per fare tutti i suoi film, mi ha autografato tutti quanti li ho portati, si è messo lì e ha fatto uno per uno.
No, no, ma che poi che lui sia una persona squisita, no, io non contestavo l'uomo, anzi... No, 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 ma io, guarda, io non parlavo dell'uomo, perché io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, però dico proprio come regista, è uno di quelli a cui proprio tu gli vuoi bene, perché si vede che ci mette l'anima, il corpo, che fa le cose con passione, con, no, con idee... Dopo aver visto Rottweiler non gli ho voluto bene. Ma dai, però anche là ci sono idee, che poi il risultato sia quello che è, non tutto può venire. Oh, magari sempre, dovrei riguardarlo perché ero molto, molto giovane. Magari ero come quei giovani che scrivono che Darkman è un brutto film, quindi. No, però vabbè, non l'ho detto, non diciamo... l'ho detto neanche da ragazzino quando lo vidi. Lo dissi. No, no, vabbè, diciamo che Rottweiler non è a livelli di. Bello, bello, lo possiamo, questo lo possiamo affermare, questo lo possiamo affermare, non è a quei livelli, però ripeto, a me Uzna, ci sono quei due o tre registi che a me, a prescindere dal risultato, mi fanno simpatia. L'altro è Ilaria Rotta, io non ci posso fare niente. Mamma mia, Ilaria è uguale. A me mi fa troppa simpatia, anche uguale, se poi uguale. Fa cagate, però... Però non sono sempre così, è un po' troppo bistrattato, non sono così brutti come lo si dipinge i suoi film. Non lo so, a me, però probabilmente no, anche a me, lui fa troppa simpatia e non sono oggettivo nel giudicare i suoi film, cioè che mi piacciono bene o male tutti. Con Francesco che fa delle tracce strane. Questa edizione Digibook a doppio disco di From Beyond, visto che vedo. Mamma mia, che odio, ti sto odiando. Che bella. Guarda, l'apro dentro, c'è tipo booklet qui. Figo. Che bella. È che è palese che questo film doveva essere un porno horror e poi un po' hanno ritirato la manina, però ci hanno provato tutto sommato. Nell'essere abbastanza espliciti con le loro tematiche, sempre, anzi, questo è proprio ancora più Lovecraftiano rispetto agli anime. Sì, molto. L'atmosfera è molto più Lovecraftiana in From Beyond. Beh, stiamo parlando di due grandi nomi del cinema horror e non solo horror, perché poi comunque Gordon ha spaziato anche nel drammatico, nel grottesco. Poi Uzna come produttore non si discute, perché poi ha prodotto Dagon, ha prodotto un sacco di film della, cos'era, Fan Factory, Fantasy Factory. Lillo Fernandez in Spagna, cioè comunque, cioè, in un momento, ripeto, in cui l'horror aveva un momento di fiacca, lui provava a portare il prodotti che poi... Scusate, cosa mi ho detto, che era legato alla Filmex. Sì, aveva un nome così, infatti. E hanno spornato prodotti più che ottimi, ripeto, Dagon su tutti. Anche lì... Io di Dagon mi ricordo una cosa meravigliosa, che in una delle scene iniziali ci sono i ragazzi che salgono su una barca e si allontanano, e una delle ragazze ha la maglietta della Miskatonic University. Esatto. Ah, non solo Dagon, ma anche il Necronomicon poi hanno girato. Credo si chiami proprio Necronomicon. Sì, Necronomicon Book of the Dead, che era episodio. Sì, anche quello... più che dignitoso, ottimo, anzi l'ho rivisto poco tempo fa e tutto sommato fa ancora la sua porca figura. È proprio gli unici... Noi avevo detto non uscito in Italia. Tra l'altro non ci dimentichiamo che loro hanno anche scritto Due sono, mi sono ristretti i ragazzi. Tra l'altro è girato da Gordon, infatti. No, no, il regista è Joe Johnston, che è il regista di Jumanji. Però, sicuramente lo sai, no? Sicuro, però loro l'hanno scritto loro, e credo Dennis Paoli, anche se non sbaglio, che era sempre co-sceneggiatore loro. Però sicuramente Gordon e Hughes hanno scritto Tesoro, mi sono stretti i ragazzi. No, quello sì, perché infatti quando lo sono venuto a sapere mi è esploso il cervello. Infatti hai ragione, John Johnston, cioè lo so che hai ragione, John Johnston è soggetto qua, mi dà Gordon e Hughes. È un certo Ed Naha. No, Ed Naha è lo sceneggiatore di Troll, di Charles Band.
Mamma mia, cioè, lui, oh, trollo. Cioè la Disney che si butta. Guardate che in realtà nella Disney sono finiti a lavorare molti di quelli che lavoravano con Charles Band. Anche lo sceneggiatore di Real Steel, il film con Hugh Jackman di qualche anno fa, e quell'attore che ha fatto, forse Gordon Curry si chiama, è il protagonista di Puppet Master 4, mi sembra, lo sceneggiatore di diverse cose della Disney recenti. Sì, non ricordo se Gordon Curry o un altro era, comunque insomma uno di questi attori giovani del giro di Charles Band sono finiti a fare sceneggiatori in Disney. Appunto mi sembra che era lo sceneggiatore di Troll, Edna. Ma Charles Band nel suo universo aveva proprio un ramo dedicato a quel tipo di film, perché Charles Band mica faceva solo horror. Negli anni 90, ti ricordi, ha aperto la Moonbeam, sì, che faceva i film, diciamo, proto-Disney. Però in realtà questi dalla fase horror, venivano loro. Anzi, quelli che hanno fatto i Moonbeam, quasi nessuno credo sia poi finito dopo. Uno era stato Michael Davis, che poi ha diretto Shoot 'Em Up, quello con Monica Bellucci e Clive Owen. Ha diretto 100 ragazze. Michael Davis aveva diretto Il Fagiolo Magico per Charles Band. E dopo ha fatto questi film, appunto, commedie, pure film d'azione come Shoot 'Em Up, sempre con questa venatura grottesca. Regista sottovalutato, secondo me, è stato fatto fuori un po' da Hollywood, mi sa, perché ha floppato proprio con Shoot 'Em Up. Secondo me invece è una delle meglio cose che ha fatto Hollywood negli ultimi 20 anni. Sì, non era male Shoot 'Em Up, come cinema action, tutto sommato superiore a tanti titoli anche più blasonati. Cioè, secondo me si mangia un Fast and Furious a colazione. Vabbè, ma su quello, tranquillamente. Non lo vede neanche dallo specchietto retrovisore. No, vabbè, poi, sempre per non citare, se lo fanno tutti, la parentesi puramente horror della Disney, anche la Disney si cimentò sul film del Brivido, cioè, dichiaratamente horror, e poi, vabbè, ha abbandonato il colpo perché la gente voleva Biancaneve e Sette Nani, e quindi ha detto, vabbè, noi andiamo dove ci portano i soldi. Non siamo mica stupidi fino a questo punto. Comunque Charles Band è un altro di quelli a cui veramente il cinema in generale deve tantissimo, perché ha dato possibilità a tanti attori, registi, maestranze di poter esprimere le loro professionalità e poi ovviamente fare carriera, ma ha anche creato e fatto tanti film che sono diventati dei cult. Abbiamo detto Reanimator, ma un'altra saga che ha creato lui e che io personalmente amo tantissimo è Puppet Master. È bellissima quella saga. A me Puppet Master mi piace un casino. Quindi... Ma io come bellezza mi fermo al terzo. Tutti quelli... Sì, vabbè, ovviamente poi siamo... sì, però i primi, soprattutto il primo, sono davvero dei cult. Allora, sì, ma da sé, sì, che se una saga arriva a 7, 8, 9 film, non ti puoi aspettare che la qualità sia... No, ma il discorso è che dopo il terzo, ancora col quarto e il quinto c'aveva la Paramount alle spalle, il quinto poi in realtà è praticamente il secondo tempo del quarto, quindi non infatti era proprio esile il film, ma il brutto è che dopo ha fatto tutti i seguiti rimontando i pezzi dei precedenti, perché non c'aveva più gli effetti speciali e ogni scena in stop motion erano le inquadrature dei primi film. Ovviamente chi se li ricordava bene le riconosceva tutte, così, mentre tutte le scene girate ex novo praticamente erano quei pupazzi ripresi a mezzo busto perché li tenevano in mano da sotto e rimanevano immobili senza muovere testa e mani, una cosa tremenda proprio. Però anche lì c'è del genio, secondo me, il genio del male. Però, cioè. Ultimamente c'è stato anche Graveyard Dolls, perché poi ne ha fatti altri con quei pupazzi assassini inguardabili, proprio uno peggio dell'altro. Se no, Puppet Master 3, secondo me, dei primi tre il più bello di tutti, era fatto molto bene. Tra l'altro, è il miglior film di Dave DeCoteau, che ha fatto tutti i filmacci. Sì. però sì, sono d'accordo che andrebbe tributato per quello che è, e andrebbe anche sfatato questo mito che si possono fare bei film sovversivi o comunque originali facendoci anche i soldi, cioè sfatiamo questa cosa che dell'artista nudo e crudo che deve vivere solamente per l'arte, no? Cioè, benvengono, purtroppo secondo me anzi oggi è andata a morire questa figura del produttore,
che ha sì la scintilla dell'avere una visione, di dare all'autore la possibilità di fare un suo film, ma di guadagnarci anche. Ora, non per ripescare polemiche degli ultimi giorni, ma anche un po' sì, c'è chi si lamenta in generale, non una sola persona in generale, chi dice che X di T-West sia un filmetto tutto sommato così così, ma una semplice... Tra l'altro non ho sentito il tuo parere, Francesco, quindi magari... Uno dei migliori horror che ho visto negli ultimi tempi. Grazie, allora... Una delle poche cose che veramente mi hanno detto, mi hanno fatto dire, meno male, qualcuno riesce ancora a fare un film horror nel 2022, finalmente. Però c'è una grande macchina di marketing dietro, cioè si vede che c'è il trailer, lo stuzzicare con questa storia del sexy, del porno, le scelte delle protagoniste, sto fatto che già hanno girato in contemporanea il prequel, quindi già tutti sono in fibrillazione. Cioè, non c'è niente di male a farci i soldi con i propri film se sono fatti bene. E questa era, secondo me, la forza anche di vari produttori che riuscivano... viene in mente la New Line con i Nightmare. Cioè, al di là delle loro problematiche personali, riuscivano a odorare l'affare, però non dicevano a Craven, tu no, quel film me lo devi fare così, se no... dicevano, ok, hai fatto sto film, è figo, ora te lo pompiamo a manetta, perché merita di essere pompato. Andrebbe valutata questa cosa, e secondo me oggi non mi ricordo... Ecco, la Blue Mouse. Tolta la Blue Mouse, che anche lei, secondo me, sta un po' esagerando ora, e non mi piace questo fatto che stiano comprando tutti i vecchi franchise... Vedi il trattamento che a me non è piaciuto, però probabilmente sono gusti di Halloween, e ora sento che vogliono appunto comprare Nightmare, cioè a poco avere il monopolio di tutto ciò che riguarda loro. Però va dato atto al signor Bloom che forse negli ultimi 20 anni sia la figura di spicco per il genere horror, puntando su un genere che era ormai commercialmente parliamo morto. Non so come la pensate voi due. Sì, il discorso della Blue House, a parte rare eccezioni, fa tutta roba molto, molto edulcorata. I film della Blue House sono tutte cose appunto sui fantasmi, le possessioni, c'è un filo di sangue. Mi è piaciuto a me Halloween Kills, rispetto al primo che l'avevo trovato tremendo, quello di 3 anni fa. Halloween Kills mi è piaciuto perché è bello appunto, violento, esagerato, e poi comunque dà un po' un'altra strada a tutta la vicenda, offre qualcosa di nuovo, insomma, dà una visione differente. Adesso vedremo che hanno fatto con quest'ultimo, Halloween Ends, però ecco, quello di 3 anni fa era veramente tremendo, era un frullatone di tutti i capitoli precedenti, ma fatto senza la violenza e la capacità dei film precedenti della saga. Preferisco di gran lunga tutto quello che era Halloween anni 80, ma come pure l'ho preferito ai due di Rob Zombie, soprattutto Halloween 2, che secondo me rimane il peggiore in assoluto della saga, Halloween 2 di zombie intendo, è la cosa peggiore che potessero fare alla serie di Halloween. Tra l'altro invece, tornando a Puppet Master, non ci dimentichiamo che sul terzo, di cui parlavamo prima, c'è proprio un omaggio a Reanimator, perché c'è la sequenza in cui c'è il dottore che rianima uno dei morti, che si alza in piedi sul tavolo, diciamo, della clinica improvvisata dai nazisti, si alza in piedi e gli sparano. Palesemente la scena è identica a quella del primo resuscitato su Reanimator. È vero, effettivamente sì. Dovrei rivederli anche questi, visti miliardi di anni fa, perché poi uno accantona, si deve stare al passo anche con i prodotti nuovi. Eppure a livello distributivo con i Puppet Master in Italia ci fu un bel casino, perché all'epoca uscì prima il 2 in videocassetta, che però non si trovava facilmente. Poi è uscito il primo. Io infatti il 2 l'ho trovato dopo aver noleggiato il primo. L'ho trovato in un'altra videoteca cercando, alla fine l'ho trovato. Poi che è successo? Praticamente ci fu un'estate in cui uscirono alcuni film di Charles Band per la Video Arcadia, che era poi credo la ex Minerva, forse, qualcosa del genere, e uscì Giocattoli Infernali, con la copertina di Demonic Toys, con scritto Giocattoli Infernali. Tu noleggiavi la videocassetta, dentro c'era Puppet Master 3 col titolo di testa che riportava Giochi Infernali, e praticamente Demonic Toys poi non è mai uscito in videocassetta, nonostante c'era sta cassetta, andava in giro, dentro c'era Puppet Master 3,
è uscito solo poi in DVD in Italia per Raro Video, però in originale con i sottotitoli. Non esiste un doppiaggio italiano di Demonic Toys. E invece adesso Puppet Master 3 si trova tranquillamente in DVD col titolo Puppet Master 3 to Lost Land, che era il titolo suo vero. Strano che abbiano fatto casino con la distribuzione, di solito sono così precisi, filologici, oserei dire. E poi dopo uscirono Il ritorno dei giocattoli assassini, per fare più confusione ancora, poi è uscito Il ritorno dei giocattoli assassini, Giocattoli assassini scontro finale, che sono il 4 e il 5, ma nello stesso periodo è uscito Dolmen vs Demonic Toys con il titolo Giocattoli assassini. Quindi quando tu andavi in videoteca ti trovavi Giocattoli assassini, Il ritorno dei giocattoli assassini e Giocattoli assassini scontro finale, pensando che era tutta una trilogia. Invece in realtà quelli erano il 4 e il 5, Giocattoli assassini era Dolmen vs Demonic Toys, che era il seguito di Dolmen, di Demonic Toys e di Radio Alien anche. Un casino, che bordello. Che bordello, che bordello. E che tanto bello. Per complicare le cose del personaggio di Radio Alien che tornava su questo, l'attrice era cambiata, ma totalmente cambiata, non è che non risomigliava proprio per niente, era tipo mora su quell'altro e bionda su questo, una cosa del genere. Poteri della tinta. Pensa se questi film andassero, perché mi sembra che ci siano su Prime, vabbè, Prime abbiamo detto che è un probabile po' che ci siano, su Prime no, credo ci siano, non dico tutti, ma i primi 3-4 capitoli ci sono. Vabbè, ci sono, poi c'è Phantasm, che però l'hanno lasciato col titolo italiano Fantasmi. Quindi uno che anche vorrebbe vederlo deve sapere questa chicca. Cercate Fantasmi e non Fantasma. Vabbè, a parte questo. Pensate a vederli su Netflix questi film invece. Ovvero mai. Tagliati, censurati e tutti questi casini di distribuzione. Sarebbe una meraviglia incredibile. Comunque sì, erano tempi difficili per noi appassionati. Infatti io oggi non mi lamenterei, perché abbiamo la possibilità di visionare bene o male tutto, di trovare tutto. E da oggi magari escono con un anno e mezzo di ritardo a parte le porcate, però bene o male almeno escono giusti e con tutti, però hanno, tutti tolto, hanno tolto tutta la poesia che c'era dell'uscire il pomeriggio, andare in giro nei posti più sperduti, ma non solo nella tua città, e noi abbiamo organizzato pellegrinaggi proprio in altre regioni dalla mattina alla notte, svuotando le videoteche, capito? Andavi a cercare nei peggio posti. Poi non ho mai capito perché, voi vabbè non siete di Roma, Roma è la capitale d'Italia, in videoteca non trovavi niente, cioè io i film più rari l'ho trovato in Molise, ma com'è possibile? Cioè porca miseria, che dicono il Molise non esiste. Perché non esiste, videoteche per questo l'ho trovato. Perché ci ho trovato, allora. Cioè Brandamacio ce l'ho dovuto comprare in Molise, lo cercavo più a Roma, nessuna videoteca c'era Brandamacio, poi dopo l'ho comprato in Molise, l'ho trovato pure da Ubim qua a Roma, però grande film, per trovare, mamma mia, io lo adoro. Però ecco, io mi ricordo in Molise, in Toscana, sono dovuto andare sempre fuori a cercare, ma pure nella provincia di Roma, ma a Roma no. A Roma tu non trovavi niente, le solite cose, entravi in biblioteca, c'erano i soliti film. Cioè i venerdì 13 arrivavano fino a 6 a Roma, se andavi fuori trovavi il 7 e l'8. Allora, quindi io sono totalmente d'accordo con Francesco, perché è vero che adesso c'è molta, è molto più semplice, hai molta più possibilità di vedere le cose, però davvero, soprattutto per un appassionato, andare a la ricerca era la cosa che proprio ti faceva amare quel film, cioè perché veramente dovevi soffrire. Io mi ricordo che per come Francesco io giravo veramente tanto. Io devo dire che a Roma ho trovato qualcosa, l'ho trovata, perché io frequentavo spesso le videoteche romane, e poi ti dico una cosa su Roma. Allora, quello che non trovavo io era perché tu portavi io te, ecco. Bravo, era lui bravo. Che ti anticipava. Ma mi ricordo che per riuscire a vedere Santa Sangre in videocassetta, che era praticamente impossibile da recuperare, sono andato, l'ho beccato un ex nolo in una videoteca di Lucca. Sono dovuto andare a Lucca, l'ho beccato là. Era un ex nolo perché non era in vendita. In vendita non lo trovai, era solo a noleggio. Quindi beccai la videocassetta ex nolo. E invece di Roma, ti devo dire che quando iniziarono ad uscire i film in DVD, però per beccare determinati film dovevi prendere degli import, dovevi aspettare. Io ad esempio mi ricordo che presi
quando uscì Ichi the Killer, che è presa una versione tedesca, comprata per corrispondenza, aspettai circa un mese per averlo e lo pagai un botto di soldi, una cosa paurosa. Io frequentavo spesso Roma perché andavo in una videoteca cinese, che era proprio nel quartiere cinese, che era una videoteca proprio per cinesi. Quindi là trovavi i film cinesi, però sottotitolati in inglese. E là io, quando andavo là, che costavano veramente due soldi, ma io uscivo con 20-30 DVD di roba introvabile in Italia. E sta cosa era meravigliosa. Ho capito qual era la videoteca, probabilmente in via Machiavelli. Sempre no, in ora non mi ricordo la via, però era un quartiere cinese. Sì, era all'Esquilino, quindi a Piazza Vittorio, e c'era sta videoteca che c'aveva i video CD all'epoca, neanche i bravo, DVD. Bravo, aveva sia i DVD che i video CD. E io qui c'ho Godzilla 2000, cioè in video CD, in lingua inglese, in lingua cinese con i sottotitoli in inglese. E io beccai, che ancora me lo ricordo perché lo vidi quando lo presi là, Rikyo. Sì, Stadio Frigio era uno di quelli che si trovavano lì, infatti. Rikyo, capolavoro indiscusso, tra l'altro mi hanno regalato una bellissima edizione della Arrow Video, sia sempre santificata la Arrow Video. Voi siete vecchi, io ho lo stesso problema però per vedere i film al cinema, perché per vedere io un von Trier devo andare nel cinema sperduto nel quartiere di Milano, quando dovrebbero darle in tutte le sale, possibilmente anche dietro casa mia, non credete che sia meno difficoltoso. Vabbè, il collezionismo purtroppo è così, il media è cambiato anche il modo di fare film, il distributore, siamo diventati vecchi, ragazzi, doveva essere una puntata gioiosa, ma la state buttando proprio nella nostalgia. Quando entravi dentro queste videoteche, a parte erano le copertine, tutte queste copertine disegnate, bellissime, e qualsiasi filmaccio... c'erano tanti filmacci di horror che uscivano, ma con delle copertine splendide, e tu te lo prendevi solo per la copertina, poi andare a vedere il film era una cosa tremenda, però le copertine erano una cosa spettacolare. Adesso proprio è paragonabile. Qualcuno ha mantenuto qualche DVD le copertine dell'epoca, però la maggior parte no, non c'è, no, sono tutte quelle disegnate da Scotti, tutte queste cose qui, era una cosa spettacolare. Cioè io mi ricordo, entravi nella videoteca, a parte la zona dell'horror era proprio quella sempre con le copertine disegnate più belle, horror e fantascienza, e ti volevi prendere tutto, tu stavi lì a scegliere il film 3 ore perché comunque ti volevi prendere qualsiasi cosa che trovavi, e ti capiva appunto, belle rarità insomma. Anche la più bella per me in assoluto, che è da sempre un mio feticcio e prima o poi me la voglio comprare anche che fosse solo la VHS, è quella dei demoni motociclisti, com'è che si chiamava? La notte Mi viene in mente Neon Demon, ma che non è il titolo di Ref. No, ma tu dici Neon Maniacs. Esatto, sì. Ce l'ho io quella, ce la video cassetta. È una delle copertine. Sì. Il film è... piace o non piace? A me piace, però può anche non piacere. Però la copertina è una delle più... Ecco, quello è un film di cui, secondo me, dovrebbero fare un remake e non lo fanno. Cioè, si mettono a fare i remake della casa, delle cose intoccabili. Esatto. Perché se tu vai a leggere, vai a vedere su Wikipedia, c'è scritta tutta la storia del film, che poi tra l'altro morì suicida lo sceneggiatore. E tutto un casino questo film. In realtà l'idea di base era un'altra, infatti hai visto che sul film si vede quando loro entrano in scena si apre una porta con del fumo, una cosa del genere, perché in realtà loro provengono da un'altra dimensione. Sulla sceneggiatura ci doveva essere tutta questa cosa dell'altra dimensione di loro. Poi il film ha avuto tanti problemi, infatti hai visto finisce tronco perché evidentemente non c'erano più i mezzi, hanno dovuto tagliare tutto, però quei mezzi che ci sono adesso, se fai un film con Neon Maniacs a Hollywood con gli effetti di oggi, penso che viene un filmone, anche se secondo me il suo fascino ce l'ha proprio perché è un film anni 80 fatto in quel modo. Però potrebbero riprendere la storia, visto che era molto originale, invece di fare le solite cazzate sugli esorcismi, che sono tutte uguali, e prendere una storia così e faccio un film. Anche perché poi loro hanno sto look molto da supereroi, secondo me si acchiapperebbe sia il pubblico dei cinecomic che quello dell'horror. Che tra l'altro sono entrati nell'immaginario, perché poi vengono citati Nobuo with a Shotgun, vengono citati Mandy, cioè comunque
hanno questo fascino in un film che non esiste fondamentalmente, perché non è quello che vediamo. Però sì, hai perfettamente ragione, ma ci scirupperemo l'ennesimo remake di Nightmare venerdì 13, ma anche Insidious e soprattutto 5, la casa per arrivare in Insidious 5. Ma io quelli non li considero, cioè sono contento che la gente va al cinema a vederli, perché almeno i cinema continuano a rimanere aperti, ma non li, non, cioè, li passo, mi scorrono avanti come se fosse, non lo so, cosa Insidious 5 esiste veramente? Perché sono arrivati al 5, io non mi ricordavo neanche ci fosse il 5. Devo uscire prossimamente, uno dei due annunciati, Insidious 5 e quell'altro che era, non The Conjuring 4. C'era un'altra cosa, a parte Paranormal Activity, che ho visto che adesso è uscito un altro tipo su Netflix, credo. Che l'abbiamo recensito ed è una... No, no, non è. Pure gli altri, insomma, non è che... Non esiste. Però ci sono tutti questi progetti di Blum, credo pure Auguri per la tua morte 3, mi sa che è in lavorazione, credo. Può essere, dato anche il finale, ci starebbe pure, per carità. Ma poi se lo danno sempre in mano al regista, ci sta. Ha fatto più successo il secondo del primo, poi, quindi sicuramente avranno la ricompensa. Io sono innamorato perso di questa saga, più del primo che del secondo. Il secondo poi prende una piega molto, molto strana, fantascientifica. No, il secondo è una commedia, Non è neanche più un horror, è una commedia. Ma già anche il primo... Futuro. Anche il primo, sì, ma il primo era una horror comedy, il secondo diventa una commedia alla Ritorno al Futuro, con palesi citazioni, lo dicono pure, sì. Però è solo una commedia, cioè gli omicidi manco contano più niente nel secondo. Il primo era misto a commedia, bello. A me piace proprio il regista, mi è piaciuto anche Freaky. Freaky lo trovo uno dei migliori degli ultimi anni proprio. Siamo proprio, vedete, noi non è che li invidiamo, perché è perché è proprio una questione di, anche se mi hai detto che Halloween 2 di Rob Zombie non gli è piaciuto, però quella è stata gliela passo. Lo trovo terribile Halloween 2, i sogni col cavallo per far vedere la moglie col culo di fuori, dai, su, te prego. Ho capito il fetichismo della moglie, però dai. Probabilmente a me piace, a me piace anche senza il culo della moglie, però se c'è il culo della moglie è ancora meglio. Va bene. Infatti secondo me ora mi nimicherò mezzo pubblico, quindi 10, 5, 5 del pubblico di Carcassa, dicendo che ho zero aspettative per la famiglia Master di Rob Zombie, e mi sembra proprio un prodotto molto molto debole. Però lo dico perché così poi lo vedrò e mi esploderà la testa e dirò bellissimo. Però non credo. Dopo 31, ancora sono troppo scottato da 31 e non ho visto... c'è ancora Trifromello. E non l'ho visto. Trifromello è bruttissimo. E stiamo parlando dello stesso regista che ha fatto Lord of Salem. Quindi io voglio sapere dove avete rinchiuso Rob Zombie. Tiratelo fuori, non è lui. Vabbè, ma Trifromello è praticamente... una classica operazione commerciale solo per sfruttare il fatto che volevano il ritorno dei personaggi a casa dei mille corpi, però è veramente... la sfiga che uno è morto, poverino, si sì, c'è sta pure lui però sul film, sì, però è piatto, è proprio piatto, non mi ha detto proprio niente come film. Ma di suo io mi è piaciuto parecchio, sì, Lord of Salem mi è piaciuto stranamente, perché poi non rientra nel genere che piace a me, però ci ho trovato molta atmosfera, ma mi ha coinvolto parecchio. Mi era piaciuto anche Halloween the Beginning, il problema è che ha stravolto tutto il personaggio di Myers, però il film in sé preso così mi piace, solo che praticamente il Michael Myers che ha fatto lui è la versione banda da magliana di quello di John Carpenter, quindi voglio dire, Michael Myers era un figlio dei borghesi, lui l'ha fatto da un figlio di alcolizzati a spogliarellista, grazie al cazzo che quando cresce diventa un serial killer. Il bello del film di Carpenter che era uno cresciuto in un ambiente pulito e diventa scemo, così è scontatissimo quello di Rob Zombie. Guarda, non voglio aprire questo capitolo perché sennò facciamo veramente un'altra puntata, quindi abbiamo spaziato tanto, anche perché comunque cosa dire di più di Reanimator, cioè al di là che è un capolavoro, che chi ama questo genere l'avrà visto mille volte, ma ci faceva piacere in questa atmosfera estiva rivangare un po' un grandissimo cult del passato, sperando che magari qualche giovincello che passa si lascia incuriosire e dice ma questi vecchiacci di che stanno parlando, ah, c'ha
dopo Annabelle 3 mi vedo Reanimator e spero che capisca effettivamente cosa sia il cinema horror. La speranza è sempre questa. E non andate a scrivere su Facebook Shining è noioso, Darkman 3 non è neanche un film. Non fatelo, fate un piacere a voi stessi. Però Shining è noioso. La puntata finisce qui perché vado a vomitare sangue. Sto piazzato dai film di Antonio Margheriti in maniera spoderata. Allora ditelo, basta. Allora, la puntata è finita prima, è finita 5 minuti prima. Io ringrazio Francesco, è sempre un piacere parlare, perché come avete sentito ha una cultura sterminata, uno dei ragazzi al cazzo è il suo lavoro, no, è la passione e poi anche un lavoro. Poi Francesco Lomuscio lo trovate, scrive, collabora, voi scrivete su internet Francesco Lomuscio, non parlate male di lui perché lui spesso va a cercare su internet se qualcuno parla male di lui, quindi state molto attenti, e poi è pure agguerrito. Vi consigliamo, perché questa puntata nasce anche un po' dalla nostalgia di aver fatto un anno fa, in pieno lockdown, la puntata finale, credo, di un speciale. Lo sai che 2 anni sono passati già? Cazzo, 2 anni fa. Io pure penso sempre che l'anno scorso, perché è stato talmente anonimo il 2021 che secondo me il 2020 era l'anno scorso. Quindi pensate come passa il tempo, e forse ne abbiamo fatto passare troppo tempo per fare un altro speciale insieme a Francesco, ma sicuramente a breve ci organizzeremo per qualcosa, perché abbiamo fatto passare troppo tempo. Vi consigliamo, se amate il giallo, l'italiano, ma soprattutto se non lo amate, così lo amerete, come è capitato a me, di seguire Tutti i colori del giallo, speciale solo podcast su Carcassa. Nell'ultima puntata partecipa Francesco con una classe e una professionalità magistrali. Grazie. È un Wikipedia vivente, con la differenza che però le sue fonti sono attendibili. Perché li ha viste, li ha provate di sua mano, come potete tutto vedere dalla collezione che... Ma infatti guarda, ti dico una cosa, proprio in chiusura, io vorrei riproporre con calma, magari dopo l'estate, di fare una puntata sempre con Francesco su qualcosa di italiano, che magari decide lui. Oh, tra l'altro approfitto per dirvi, se non lo avete visto e se ce l'avete nei cinema vicino casa, andate a vedere Slaughter la Mattanza, che è un horror italiano uscito 2 settimane fa, di un regista che conosco, un amico, e devo dire che se vi manca l'horror italiano anni 80 che facevamo nel periodo del Gio D'Amato di fine anni 80, quindi quello da Film Mirage, delle cose che lui produceva, vedetelo perché potrebbe piacervi. È uno slasher di quelli come li facevamo all'epoca, che l'impronta è molto americana, non sembra un film italiano. Se vi piace il film semplice col gruppo di ragazzi chiusi nel posto chiuso, ammazzati uno per uno all'assassino mascherato, è il film che fa per voi. A me è piaciuto. Perché l'avevo snobbato, quindi vedi, il tuo parere per me è importantissimo, quindi lo vado a... non credo che non al cinema, ma il tuo lavoro, però comunque in mezzo a tutto anche questo horror italiano di cui si parla tanto ultimamente, rinascite io non vedo mai, secondo me Germani è uno che tra questo e Anthropophagus 2 potrebbe veramente rappresentare il ritorno dell'horror come ci piaceva a noi. Quella sono molto interessato per vedere come hanno trattato il mito, perché comunque c'è il mito di Anthropophagus. Grazie Dark Serti Lavi, non ti preoccupare, tanto la puoi recuperare sul podcast e su YouTube domani, prima YouTube che il podcast. E poi grazie sempre per passare, poi pure in trasferta ci vieni a salutare. Sì, ma infatti è importante che chi come te faccia questo mestiere, soprattutto non improvvisato, dia questi input, se no uno si lascia scappare titoli che magari snobberebbe per i motivi più sbagliati, fra cui la supponenza. Io ammetto che è la prima volta che sento nominare questo titolo, quindi probabilmente c'è un problema sull'internet che parla... qual è l'ultimo titolo di cui stanno frantumando le palle? No, non lo so, non mi voglio... sarà l'ennesimo Thor, cazzi e mazzi, e quindi mi rompi i coglioni, e poi su questo genere facciamo sempre orecchie da mercante. Oppure citiamo Occhiali Neri. Ciao! grazie a Simone, sempre, per esistere. Grazie di nuovo a Francesco, grazie alla chat, grazie a Lavinia.
Grazie anche a me, dai, ogni tanto una pacca sulla spalla me la merito. Buonanotte e ricordatevi che prima o poi dovete morire tutti. Basta. No, ma ricordatevi soprattutto che la morte è solo l'inizio. Esatto. Beh, bellissime. Un giorno parleremo della genesi delle magliette limitate di Carcassa. Ciao a tutti. Ah, e tra l'altro qua gli prometto a Francesco che gli farò avere la doppia maglietta, sia di Reanimator che di Begotten. È il minimo. Okay. Versione Carcassa. È il minimo per Francesco. Anche il sangue, possibilmente il tuo. Oppure gli possiamo far avere una versione deluxe di Shining. Che poi c'è Giada, ma mica ci ho pensato. Io c'ho la maglietta di Reanimator, che era di mio fratello, gliel'hanno regalata e me la metto sempre durante le dirette. Stasera me la sono dimenticata. Perché tu sei oltre il film era troppo preso da prendere la videocassetta e tutto il resto. Vabbè, ma io ho fatto la live con la maglietta di Iron Man. A me non piacciono i film dalla terza andata in poi, vabbè, ma lì non parliamo di... Iron Man è uno dei migliori, il primo Iron Man è uno dei migliori. Ma infatti io ricordo sempre che Iron Man non è Marvel movie, era tutta una genesi iniziata senza che mamma Disney ci avesse messo il declino. È cominciato dagli Avengers, da quando hanno cominciato a fare gli Avengers è cominciato il declino, perché già fino a Capitan America, ancora a Captain America, perché Capitan America era quello di Albert Bigone, questo è Captain America. Questo è Captain America, sì. Già no, Captain America ancora si leggeva. Ma non è malaccio, e poi veramente chiudiamo perché sennò mi vergogno, non è neanche malaccio l'incredibile Hulk con Edward Norton. Ah, no, assolutamente no. Quello con Ang Lee, per carità, però quello con Edward Norton a me era piaciuto. Infatti, meno male che è poi uscito quello con Edward Norton. E con queste confessioni scabrose, vi risalutiamo per la quinta volta, vi vogliamo bene, vi abbracciamo e ci vediamo a data destinarsi, perché per agosto live domenicali non ce ne sono. Ciao! Ciao a tutti! Ciao!